Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier e Clara Campi. Ciao a tutti, ciao Clara. Ciao Marco e ciao a tutti. Allora, oggi parliamo di un caso che sembra veramente un film nello specifico, però anche in generale sembra un film, perché ragazzi vi raccontiamo l'assurda storia di Sherry Papini. Eccoci qui. Allora, quella di oggi è una storia senza ammazzamenti, lo diciamo subito, mettiamo le mani avanti. Infatti avevamo anche valutato di farci magari una casual, però è una storia troppo lunga e complicata per me a farla uscire di mercoledì. Sì, esatto, ma infatti noi lo diciamo proprio per mettere le mani avanti e evitare che ci commentate, però se non ci sono ammazzamenti doveva essere una casual. Sì, però è una storia assurda, crimini ci sono, quindi parliamone assolutamente. Ma prima di parlarne, ovviamente ringraziamo tutti i nuovi Patreon, sia gli ibristofili sia i serial followers, e salutiamo i nuovi ibristofili come sempre. Quindi grazie mille a Matilde, a Giuseppina Nicolò che si è iscritta insieme a David, e tra l'altro è appena stato il compleanno di David, quindi David Nicolò, tantissimi auguri. Auguri David anche da parte mia, da parte di tutti e due. A parte di tutti, è ovvio. Sì, sì, poi sì. Ringraziamo Agnese Giacomazzi, Fede Fiore, Lale Corre, Gian Grammi, Polly Pollo, Federica Francescon, Camilla Zampini, Piccola El e Monica Veronesi. Grazie mille di essere entrate nella famiglia Patreon. Tra l'altro adesso è il momento adatto per iscriversi a Patreon, perché ci sono un sacco di puntate finalmente. Eh sì. E per agosto tra l'altro abbiamo in serbo una sorpresina per i nostri Patreon. Sì, una sorpresina ina per sì. Tutti i Patreon, sia gli ibristofili sì. Che i serial follower. Sì. Comunque... No, aspetta, dobbiamo fare gli auguri anche a Sara Nattigosti. Auguri, Sara! Ma certo! La nostra prima follower quasi. Esatto. La escludendo i parenti, no? Sì, soprattutto i miei. Comunque, la pancarella su Instagram. Auguri, Sara. Auguri veramente di cuore da parte nostra. Tanti auguri, grazie di tutto il supporto che ci hai dimostrato da sempre, te ne siamo grati. Quindi, esatto. Tra l'altro Sara è nel nostro gruppo Telegram, quindi ragazzi sì. Se volete unirvi al gruppo Telegram per farle gli auguri è il momento giusto. Comunque, adesso ci siamo, giusto? Non ci sono altri compleanni? No, basta. Perfetto. Allora, partiamo con la nostra storia. Io non so se la conoscete già questa storia, perché se ne è parlato un po' in effetti, però in Italia non mi sembra, quindi fateci sapere se la conoscevate già o no, ma se anche la conoscevate già, come al solito siamo andati a scavare tutti i dettagli per rendervi la visione più chiara. Questa frase non aveva tanto senso. Comunque andiamo. Allora, iniziamo con la nostra storia, iniziamo proprio dal clou. C'è Marco che mi deride, sì, però no, vabbè. È no. Così, Crime and Comedy non c'è il copione, ragazzi. No. E si capisce. Sì, è estemporaneo. È così. Comunque, adesso facciamo i seri. Iniziamo appunto col clou della storia. È mercoledì 2 novembre del 2016. Sherry Papini, che lo dico adesso perché sennò poi non lo dirò mai più, è nata l'11 giugno dell'82, quindi in quel momento ha 34 anni. È per la prima volta tornata a correre da quando si è rifatta il seno, perché lei ha sempre corso nella sua vita, tra l'altro aveva in previsione di fare una maratona, ma una di quelle cose amichevoli, perché era tipo una maratona di famiglia, quindi voleva andare col marito, coi figli, e si doveva allenare per fare sì. Questa maratona. Che poi, cioè, se stai facendo la maratona con i figli, che cosa ti alleni? Erano piccoli. Vabbè, ma voleva vincere. Era comunque una 5 chilometri, quindi... Potrei farla anch'io. Hai visto? Sì, ma infatti era una roba per famiglia. Boh, non ho capito che cazzo era. Comunque, si deve ricominciare a rimettersi in forma. Poi in realtà lei è sempre stata in forma, molto magra, però atletica, ok? Mm-hmm. E quindi lei a un certo punto si rifà il seno e chiaramente, cioè, già correre con le tette vere fa male. Figuriamoci con quelle finte. E non ditelo a me che... che è per quello che non corro, non per le ginocchia martoriate, ma perché c'ho le tette troppo grosse. Sì. Comunque finalmente sembra che questa operazione non dia più fastidio, e quindi lei ha ricominciato a correre. E
quindi lei nel primo pomeriggio va a correre. Nel tardo pomeriggio suo marito Keith torna a casa, lui lavorava da Best Buy, credo che fosse tipo il manager dello store, e torna a casa e si stupisce perché di solito lui apre la porta, gli corrono incontro i bambini, come abbiamo detto ci sono due bambini, sono tutti e due abbastanza piccoli, un maschio e una femmina, e però quella volta lui apre la porta e nessuno gli corre incontro. Allora chiama Sherry ma nessuno risponde, la casa è vuota. Lui si preoccupa perché a quest'ora Sherry e i bambini sono sempre a casa. Controlla il cellulare, non gli sono arrivati messaggi o telefonate, e allora fa una cosa sensata, nel senso che chiama l'asilo. Dice: scusate, ma Sherry a che ora è venuta a prendere i bambini? E la maestra risponde: guardi che non è venuta, i bambini sono ancora qua, se magari li venite a prendere che dobbiamo anche andare a casa. Cosa? No, mi immagino la maestra col pigiama, i bambini lì che deve andare, no, a letto. A questo punto sono tipo, cos'è, le sei di sera, non è notte fonda, però insomma, sì, sì. Doveva andarli a prendere nel primo pomeriggio e i bambini erano ancora lì. Allora lui a quel punto si preoccupa perché c'è decisamente qualcosa che non va. E usa l'app Trova il mio iPhone, perché loro in famiglia avevano tutti i prodotti Apple, avevano tutti Trova il mio iPhone, Trova il mio iPad, quelle robe lì, e lo trova. Vede che il telefono di Sherry è localizzato vicino alla cassetta delle lettere. Ora voi direte, è vicino alla cassetta delle lettere, lui non ha visto sua moglie davanti alla cassetta delle lettere mentre tornava a casa? No, perché abitano in una specie di comunità residenziale che ha la cassetta delle lettere tutta insieme, cioè come se fosse un condominio. Però le case sono tipo chilometri di distanza, quindi loro per prendere la posta prendevano la macchina. Giustamente, sì, perché allora, non è una questione di praticità, è una questione proprio di inquinamento. Esatto. Là dove sono loro vogliono proprio inquinare, anzi. Sì, boh, è una roba strana. Comunque, quindi allora lui, ma chiaramente ci puoi andare anche a piedi, però sì, ci impieghi un bel po' di tempo, no? Sì, che io c'ho la cassetta delle lettere giù, sono al quinto piano, quando mi dimentico di guardare la posta non c'ho più voglia di scendere, sono con l'ascensore, figurati se c'è... Ma cos'è Marco oggi? Un inno alla pigrizia. Sì, sì. Comunque prende la macchina, va alla casella, va nella zona dove ci sono le cassette delle lettere e non vede sua moglie. Allora segue tipo radar, no, il coso del mio iPhone, e effettivamente vede a terra l'iPhone di Sherry. L'iPhone è a terra, ci sono le cuffiette attaccate, girate intorno al telefono come quando lo metti via. Tuttavia, tra le corde delle cuffiette ci sono anche dei capelli biondi. Sherry aveva i capelli lunghi biondi. Quindi Keith la prima cosa che fa non è raccogliere il telefono, ma è fare due foto al telefono. Perché dice: nel caso in cui c'è da fare un'investigazione, no, prima di toccare il telefono, ho la foto per far vedere come ho trovato il telefono. Poi prende il telefono e sente che sta andando la musica. Sta andando in repeat la canzone Everything di Michael Bublé, che io avevo vissuto la mia vita tranquilla senza averla mai sentita. Poi per indagare su questo caso l'ho ascoltata e quindi Sherry mi deve un risarcimento. No, vabbè, comunque Everything era la canzone che loro avevano usato come tema del loro matrimonio. Sì. Ok, quindi anche già questo è un dettaglio da film. Sì, sì, ma tra l'altro non è neanche la canzone proprio più adatta per allenarsi, cioè voglio dire, Rocky non è che ascoltava Everything di Michael Bublé quando si allenava per Philadelphia. Esattamente, esattamente. Infatti, vabbè, poi questo lo sapremo dopo, però Sherry dirà che lei correva con la canzone di Michael Bublé perché era un ottimo pacemaker. Quindi okay. Sì, è un ottimo, come si dice, ti dà il giusto ritmo. Ah, ok, un regolatore, okay, di battiti. Esatto, ti dà il giusto ritmo per correre. Ascoltando quella canzone io vi posso assicurare che no, non dà per niente il giusto ritmo, come diceva Marco. Quindi vabbè, fa niente. Comunque a questo punto Keith chiama il 911, no? Chiama i soccorsi e inizia la ricerca di Sherry nel quartiere, no? Vedere se magari è a casa di qualcun altro, se i bambini sono nel giardino. No, vabbè, i bambini sa che sono all'asilo. Comunque se è con qualcuno della zona. E però tutto sembra essere senza speranza.
E inizia quindi una ricerca anche da parte delle forze dell'ordine. Chiaramente si cerca questa donna, è scomparsa, si pensa sia stata rapita perché appunto il cellulare è stato ritrovato sul ciglio della strada, ma nulla porta a niente. Gli inquirenti non trovano delle piste su cui indagare e tutti iniziano a perdere la speranza. Solo che dopo 3 settimane Sherry ricompare. Oh. E ricompare con una storia terribile da raccontare. Tan tan tan. Ok. Allora, per parlarvi della storia terribile di Sherry, parliamo però prima di Sherry. Come vi ho già detto, lei è nata nell'82 e lei è la mamma e moglie perfetta. Perché dico questo perfetta? Perché lo dicono gli amici e i parenti di Sherry quando erano stati intervistati dopo la sparizione. Dicevano tutti che lei era una super mom, super mom. Super mamma, ok? Poi dicono, lei quando Sherry faceva una torta non la faceva solo buona, la faceva anche bella. E la faceva anche allo Sherry, no. No, terribile. Questa forse la taglio. Taglia, taglia, taglia. Comunque, lei e suo marito Keith, che ha 33 anni, Keith ha un anno in meno, si conoscono alle medie e sono stati l'uno il primo bacio dell'altra. Quindi una cosa romanticissima, solo che poi vabbè, crescendo in realtà si allontanano e nel 2006 Sherry si sposa con David, che è un sergente dell'esercito. Quindi è così, solo che dopo addirittura un anno di matrimonio divorziano e Sherry ritorna al suo paese natale, che non l'ho detto fino adesso, è Redding in California. Ok, quindi siamo in California ma non siamo a Los Angeles o cose del genere, sono comunque in una zona con un clima fantastico però un po' in mezzo al nulla, insomma. Quindi torna a Redding in California e lì rincontra Keith, il suo primo bacio delle medie, e il loro primo appuntamento è un picnic in spiaggia a lume di candela. Che roba romantica. Vabbè, ma già Michael Bublé è abbastanza romantico. È tutto romantico. Poi queste cose sono ben dettagliate nel blog di Sherry. Sherry in realtà non era una blogger, no. Lei aveva fatto il blog del matrimonio. E quindi parla di tutte, dell'incontro con Keith, di come è cresciuta la loro storia, di come hanno deciso di sposarsi, queste minchiate qua. Comunque, sempre grazie a questo blog, vi so dire le seguenti cose. Loro vanno a convivere abbastanza in fretta. Però per Sherry la convivenza con un uomo è stato un po' uno shock, perché lei appunto nel suo blog scrive che lei non aveva fratelli maschi, lei aveva solo una sorella e quindi non aveva mai vissuto con dei maschi per casa. E io dico, scusa un attimo, ma sei stata sposata un anno? Infami. Cioè, non mi torna questa storia. Ma poi c'aveva anche un papà, immagino. Sì, assolutamente sì, però vabbè, lei fa riferimento, non lo so, magari... Comunque sì, sono famiglia medio borghese, quindi magari hanno anche 2 bagni, uno per gli adulti, uno per i figli, quindi convivenza diversa. La cosa che mi stupisce è il marito cancellato completamente, perché giustamente questo è il blog del matrimonio con Keith, quindi l'altro non deve essere esistito. Sì, o magari essendo un generale, un comandante. Sì, un sergente. Un sergente. Magari non vivevano insieme, lui c'aveva, che ne so, la tenda da campo in giardino e viveva lì, quindi alla fine non conviveva, non lo so. No, allora, guarda, può darsi che lui fosse in giro a fare le missioni, quindi in realtà si sono sposati, ma quest'anno di matrimonio magari si sono lasciati proprio perché non si vedevano mai, non lo so. Comunque, in ogni caso, Kit invece era, Sherry nel blog dice che lui aveva già avuto il training di vivere con le donne perché aveva le sorelle, quindi lui era bravo. Ascolta, questo è il blog di Sherry, non l'ho scritto io, mi guarda male Marco. No, non ti guardo male, però scusami, cioè le sorelle valgono il papà no? Come convivenza? Marco, che ti devo dire? No, vabbè. Diglielo a Sherry. Mo quando la sento, esatto, gliene dico poi, 4. Però nel blog scrive anche dei fantastici scherzoni che si facevano lei e Kit, perché ad esempio loro avevano questo gioco divertente che mentre uno era in doccia, l'altro arrivava e gli faceva un gavettone. Le matte risate. Hai visto? Sei già sotto l'acqua, ti tiro altra acqua. Sì. Se lo facessi alla mia ragazza, penso che sarei già morto coltellato. a tipo subito. E invece no, loro sono, questi sono ricordi talmente dolci che li mette nel blog del matrimonio.
Poi sempre nel blog racconta Sherry che al suo compleanno Keith l'ha portata a Las Vegas e poi l'ha portata al mare e al tramonto lui le ha chiesto di sposarlo. Ok. Quindi questo matrimonio succede nel 2009, ok, e loro due vanno a vivere a Mountain Gate, che è vicino a Redding, che è questa comunità che vi ho descritto prima, che è una specie di condominio ma con le villette. Sì, un condominio in orizzontale. Sì, diciamo. ma neanche, perché le case sono tanto distanti l'una dall'altra, però hanno una sola cassetta delle lettere. Sono scelte. Allora, io so che Keith lavorava da Best Buy, prima ho ipotizzato che probabilmente fosse il manager del negozio, perché lui comunque non aveva una posizione da dirigente in nessun modo, faceva il commesso, però con lo stipendio da commesso da Best Buy riesci a prenderti una casa del genere? Perché c'è una sta bella villetta, è vero che è un po' in mezzo a niente, ma comunque spazi grandi, anche il giardino grande, quindi comunque stavano bene economicamente. Okay. Sì, beh, poi il primo temporale ti porta via tutto, però. Ok, sì, può darsi. Comunque, loro hanno due figli, di cui vi ho già detto, i figli si chiamano Tyler, il più grande, e Violet, la più piccola, e sono nati rispettivamente nel 2012 e nel 2014, quindi questa storia si svolge nel 2016, sono piccolini i bambini, sì. Insomma. E sempre nel blog del matrimonio, Sherry si definisce parte della coppia perfetta. E scrive spesso frasi come «La nostra vita è come un film». Madonna, raga, io mi devo fare un po' di insulina perché c'ho gli zuccheri che proprio sono partiti. Vabbè, comunque torniamo al 2 novembre. Questo era per darvi un pochino di background di questa storia. Allora, torniamo al 2 novembre, appunto, come vi ho detto, Keith era al lavoro da Best Buy. Anzi, facciamo un passo indietro. È al lavoro da Best Buy, è ancora mattina, sono le 11, 11 e mezza del mattino, e riceve un messaggio sul cellulare di Sherry che gli chiede se torna a casa per pranzo. Però questo messaggio pare che ci fossero delle allusioni sessuali, che non si è capito quali sono, però una roba del tipo torni a casa per pranzo e per bombarmi, una cosa del genere. Sì. Boh, magari loro vivevano d'amore, quindi per pranzo significava eat me, cioè quelle cose lì. Questa cosa qua, lo dico solo perché poi dopo negli interrogatori uscirà sta cosa. Quindi diciamola subito in ordine cronologico. Lui però risponde, guarda no, c'ho troppo lavoro. Ok, quindi cioè già si prepara per una litigata la sera, no? È furbissimo lui. Comunque, torna a casa verso le 5 e mezza e appunto, come vi dicevo, a casa non c'è nessuno, però lui nota che la macchina di Sherry è parcheggiata davanti alla casa, ok? Quindi lei è in giro senza telefono e senza macchina, no? Ok. Quando lui trova il telefono, appunto, scatta queste foto e poi chiama il 911. Adesso parliamo della telefonata al 911. È molto lunga, la trovate su YouTube se volete. E Kit suona strano in questa telefonata, ve lo dico già, perché sembra molto più perplesso che preoccupato. Però ci può anche stare, perché comunque è una situazione confusionaria. È strano perché a volte ridacchia con la tizia. Cioè lui magari dice delle cose alla tipa, la tipa dice sì signore ma stia calmo adesso arriviamo bla bla bla, e lui tipo ridacchia, dice no lo so state facendo solo il vostro lavoro. Quindi è quindi pure sarcastico. No, perché Keith allora non ha proprio quel lampo di intelligenza negli occhi, quindi okay. Non mi sembra uno in grado anche di fare del sarcasmo, però questa potrebbe essere una mia valutazione errata, magari invece è un genio del trasformismo, sembra scemo ma non lo è, chi lo sa, lo scopriremo in questa storia. Comunque può darsi anche che fossero delle risate di nervosismo, in ogni caso quella telefonata è strana, diciamola sta cosa, diciamola. Allora, lui, mentre è al telefono con la tizia, dice io devo anche andare a prendere i bambini all'asilo, perché nel frattempo c'ho sti bambini all'asilo, e poi dice no, beh, però in effetti io posso stare qui ad aspettarvi e mando mia mamma a prendere i bambini all'asilo. E la tipa al telefono gli fa, sì, mandi sua mamma a prendere i bambini. Vabbè, comunque si decide di fare così e mentre aspetta che arrivino i soccorsi, lui va in giro per il quartiere a bussare alle porte a chiedere se qualcuno ha visto Sherry. E in effetti ci sono dei testimoni che la vedono correre nel quartiere verso le 2 del pomeriggio. Ok, quindi fino alle 2 lei era lì.
Il 4 novembre, quindi 2 giorni dopo la sparizione, nel frattempo si sono attivati tutti per cercare di ritrovare questa ragazza, un amico della loro coppia, sembra, apre un GoFundMe. Avete presente quelle cose di crowdfunding dove la gente può donare soldi per raccattare dei soldi? E il GoFundMe è titolato "Aiutateci a trovare Sherry Papini". Tutti iniziano subito a donare, anche perché comunque la famiglia, ad esempio, ha da subito assunto un investigatore privato. Quindi comunque, cioè, sono cose costose, poi volantini, cose. È vero che la polizia fa il suo, però se la famiglia vuole partecipare comunque si spendono un sacco di soldi. Cioè, questo GoFundMe tira su $49,000. Quindi mica neanche male. Neanche pochi, vale quasi la pena sparire. Sì, in effetti sì. Comunque, questa notizia, come vi ho detto, si è diffusa subito nel quartiere, si è diffusa subito a livello in tutta la California e presto diventa una notizia nazionale, quindi ne parlano in tutti gli Stati Uniti. E quindi la polizia inizia a ricevere segnalazioni. Però, dato che la notizia è giunta in tutti gli Stati Uniti, ricevono segnalazioni da tutti gli Stati Uniti. Diverse centinaia di segnalazioni che dicono l'ho vista di qua, l'ho vista di là. Loro chiaramente devono indagare su ogni segnalazione. Poi è chiaro che quelle che capiscono che non portano a niente le mollano, però devono dare un occhio a tutto. Quindi si ritrovano a fare un lavoro allucinante, un sacco di agenti impiegati a cercare di seguire queste segnalazioni e non portano assolutamente a niente. Sì, anche perché Sherry Papini è bionda, vabbè, se non rifatto, ma non ha niente di particolare. Che dici, cioè, vabbè, magra, una bella ragazza. Ah, sì, può essere una ragazza che vedi dappertutto, quindi, senso, sì. Sì, soprattutto se magari la vedi di sfuggita così e fai subito la segnalazione perché poi, vabbè, c'è questa anche voglia di partecipare alle cose che ti prende a essere protagonista per 5 minuti di una roba così a livello nazionale, quindi la prima bionda che vedi passare chiami subito e dici, ho visto Sherry qua, esatto, in Alaska. Esattamente, esattamente. E, però appunto i giorni passano e non sanno neanche dove guardare perché non hanno una lead, non hanno una pista su cui indagare e iniziano a temere, ok, va bene, iniziano a temere che Sherry possa essere o stata rapita o stata aggredita e fatta fuori. O essere stata attaccata da un puma. queste sono le tre cose principali. Credo che sia puma, perché dicono mountain lion, sì, che io sì, credo sia il puma, però vabbè, quegli animali lì, insomma. Sì, sì, i leoni di montagna. Sì, che sono, esatto, i puma. Che sono i puma, perfetto. Ora, si sta cominciando a capire perché costava poco la casa. Cioè, perché uno con uno stipendio... in giro perché tu esci per fare jogging e viene attaccato dai puma, cioè è plausibile che uno venga attaccato dai puma, quindi cioè è ovvio che è un commesso, sì, di Best, cioè, Buy. È una delle ipotesi più probabili secondo la polizia. Sì, sì, infatti dico, quindi un commesso di Best Buy può comprarsi una villa gigantesca, tanto. Hai ragione Marco, non avevo collegato la cosa dei puma. Comunque loro ovviamente nel cercare di trovarla portano anche i cani, sapete, i cani molecolari o come si, sì, chiamano, sì, che cercano di seguire dove è andata Sherry. E i segugi. Effettivamente loro da casa di Sherry la portano verso la zona dove lei correva, solamente che si fermano sempre al punto esatto in cui era stato trovato il cellulare. E poi non sanno più dove procedere. Quindi da lì deducono che Sherry è stata caricata su una macchina. Sì. Perché dentro la macchina il cane non riesce più a seguire, certo, l'odore. Sì, esatto, anche perché si mischia con altri odori, eventualmente. Esatto, sì, cioè i cani poi non sapevano più da che parte andare. In tutto questo casino la polizia ovviamente, dato che non ha piste, ha un unico sospettato, cioè Keith. Però qui non è per cattiveria, è proprio per una questione di statistica. Tendenzialmente quando sparisce qualcuno, tipo il 50% di probabilità che sia stato il partner. Quindi sì, anche di più, però... Sì, era una roba, ma 50% proprio il partner, se no c'è un'altra percentuale con i familiari. Sì.
però proprio il partner si becca il 50, quindi insomma. Loro logo, però Kit da subito è estremamente collaborativo, lui anche la cosa delle foto l'aveva fatta apposta per loro, suona strano, perché sei preoccupato, la prima cosa che fai è raccogli il telefono, però... Sì, in effetti sì, sì, allora se trovi il telefono di una persona che conosci lontano da casa, la prima cosa che ti viene in mente non è fare le foto al telefono, è raccoglierlo e cercare di capire. Esatto, quindi i nostri dubbi su Kit ce li teniamo, però va detto che lui appunto è collaborativo da subito, non richiede mai un avvocato. In realtà, se si è innocenti, bisognerebbe comunque richiedere un avvocato. Però, agli occhi della polizia, il non richiedere un avvocato dovrebbe fargli pensare che è innocente, perché se sei colpevole c'è la coscienza sporca, chiami subito l'avvocato. E gli viene chiesto di sottoporsi a poligrafo e lui accetta subito, senza nessun tipo di remore, e lo supera ampiamente. Quindi non è che lo supera per pochi punti, lo supera tanto. Ok. Sì. Ripeto, magari è un genio che fa finta di sembrare scemo e riesce a controllare le sue emozioni. Non mi sembra, ragazzi, ho guardato le interviste a Kit, non mi sembra proprio. Quindi, insomma, quindi la polizia inizia a pensare che lui non c'entri niente. Tra l'altro, come se non bastasse, lui ha anche un alibi abbastanza di ferro, perché era al lavoro da Best Buy e ci sono sia i colleghi sia i clienti che testimoniano. Assolutamente, beh, certo. Okay. Quindi la polizia in realtà ci resta male, perché loro volevano tanto che fosse stato Kit, così chiudevano il caso, però sembra proprio che lui non c'entri niente, allora si scervellano. Sì, anche perché la polizia della zona dice qua quando sparisce qualcuno il 50% è stato il compagno, cioè il 50% delle probabilità è stato il compagno, l'altro 40% sono stati Puma, cioè, rimane un 10% che potrebbe essere stato qualcun altro però... Oh ragazzi, comunque no, dai, la polizia cerca veramente di scervellarsi, oltre a quello dei Puma, cercano di capire se magari c'è qualcun altro nella zona che ha commesso reati simili, e trovano un reato molto simile, cioè nel 1998, quindi bisogna andare giusto indietro quei 20 anni, una sedicenne della zona, che era bionda e assomigliava molto a Sherry, era sparita mentre faceva jogging. Quindi la polizia dice, magari è un rapitore seriale. Ora, magari sì, però i casi sono due. Seriale che rapisce le vittime a distanza di 18 anni l'una dall'altra? O seriale che non l'avete mai beccato tutte le altre volte? Infatti... Cioè, il seriale in genere agisce in modo un po' più ravvicinato. Appunto, quindi non torna tanto. Nel frattempo, Lisa, che voi dite chi cazzo è Lisa, è un'amica di Sherry e Kit, che non tornerà mai più nella storia, ci serve solo adesso, però vi ho detto il nome lo stesso. Contatta Kit dicendo, dovreste contattare... un esperto di riscatti, e io ne conosco uno fantastico che si chiama Cameron Gamble, tra l'altro vi posso mettere in contatto. Kit si mette in contatto con Cameron Gamble e ha da dirgli una cosa interessante, cioè un donatore anonimo si è fatto vivo con Kit dicendo che voleva offrire $50,000 per trovare Sherry. Ok, però non voleva fare il suo nome. E quindi Kit aveva questi soldi a disposizione e Cameron Gamble gli ha detto perfetto, li mettiamo come ricompensa se ci riportano Sherry. Vuol dire, che cazzo sta succedendo in questa storia? Non lo so neanch'io, no, ragazzi, è tutto assurdissimo. Ma poi scusa, un esperto di riscatti, cioè in che senso? Cioè, allora, adesso è uno che è bravo a prenderli? No, è bravo a far sì che i rapitori rilascino le proprie vittime senza ucciderle. Okay. Cioè, questo è quello che dice lui. Adesso vi dico un secondo, sì, chiesto sì, sì. Cameron Gamble, perché... Allora, lui appunto si autodefinisce un consulente di rapimenti e riscatti. E... ma spero dalla parte dei rapiti, cioè dalle famiglie dei rapiti, non sì, dei rapitori. Sì, sì, no, cioè, dalla okay. parte del, no, dalla parte, lui è dalla parte dei buoni. Okay, ok, perché lui è tipo un ex marine,
no, non è vero, un ex membro dell'aeronautica militare. Ok, l'aeronautica militare cerca disperatamente di dissociarsi da lui, però lui continua, continua a ripetere che era nell'aeronautica militare. Allora, lui di lavoro fa corsi di sopravvivenza e corsi di escape training. Cos'è l'escape training? Cioè lui fa i propri corsi su come scappare, cioè l'escape room che fate con i vostri amici. Lui vi fa fare quello, la simulazione di fuggire dalle stanze. Cioè fa questa roba qua e lui ha questo progetto che si chiama Project Taken, quindi progetto presi o preso o sì, presa, sì, sì. Dove lui appunto fa dei corsi alle ragazze di autodifesa e fino a qua andrebbe bene. E poi di tutte le tecniche per fuggire alle aggressioni sessuali o ai rapimenti o a quando ti rapiscono per schiavizzarti, cioè, perché lui ti fornisce tutte le info per fuggire dalla tratta delle bianche. Sì, allora assorgono un po' di domande. Uno, lui qualche lui okay. è la versione reale di Liam Neeson. Sì. In Tekken, cioè, non io vi troverò. Assomiglia un cazzo, no, tra esatto. L'altro, perché non ha proprio physique du role per questo sì. Personaggio qua, però lui è convinto e lui tra l'altro è famosissimo perché ha un canale su YouTube, quindi lui fa anche i video corsi su YouTube di questo Project Taken, fa le pubblicità con le tipe che camminano di notte e con gli stupratori che le seguono e poi dopo loro riescono a farli fuori tutti con le mosse da ninja, queste cose qua. Però uno per essere esperto di quelle cose lì o deve averle fatte o deve averle studiate. Lui era effettivamente, sì, hai ragione, nel senso che rapiva la gente. Sì. Secondo me lui organizzava i falsi rapimenti, non lo so, queste robe qui le faceva. Comunque lui effettivamente era nell'aeronautica militare, quindi qualcosa la saprà davvero, non lo sappiamo. Comunque si mettono in contatto Keith e questo Cameron Gamble e Keith gli dice che c'è questo benefattore anonimo che ancora adesso nessuno sa chi cazzo è, che ha fornito $50,000, quindi... Cameron che cosa fa? Dice, ok, facciamo un video dove offriamo questi $50,000 ai rapitori di Sherry se ce la riportano sana e salva. Quindi fanno un video che va su YouTube, lo vedono quelle 200 persone perché è andato sì. Su YouTube, e a posto così. Passano ancora un po' di giorni, nessuno si è fatto vivo. A quel punto Cameron ha un piano infallibile. Dice, offriamo, visto che i rapitori non hanno accettato la nostra proposta, noi offriamo questi $50,000 più altri $50,000, quindi un totale di 100,000, non si sa da dove vengano gli altri 50,000, ok? A un bounty hunter, quindi a un cacciatore di taglie che va a recuperare i rapitori di Sherry e ci riporta sia Sherry sia i rapitori. E fanno questo video su YouTube. E lo fanno il giorno prima del giorno del ringraziamento, ok? Perché a questo punto sono passate circa 3 settimane dalla sparizione di Sherry quando arrivano a fare questo video. E fino a questo punto, appunto, di Sherry, come vi ho detto ampiamente, non c'era nessuna traccia. Il giorno dopo, ok, questo video esce il 23 novembre, il giorno dopo è Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, che quell'anno cadeva il 24 novembre. Sono passati esattamente 22 giorni dalla sparizione di Sherry. Sono le 4 del mattino, ok, e c'è una signora che sta guidando nei pressi di Sacramento con la figlia 14enne in macchina. Io perché fossero in giro alle 4 del mattino con la figlia 14enne non l'ho capito, però chissà, magari stavano andando a trovare la famiglia per il Thanksgiving, immagino io, no? E quindi dovevano partire presto. Sì. Ok, quindi loro sono alle 4 del mattino in strada di notte tutto e vedono una ragazza bionda sul ciglio della strada che si sbraccia e cerca di fermare le macchine e vede che questa ragazza è conciata veramente male. Però lei è in macchina, la figlia 14enne, quindi decide di non fermarsi perché non sai mai cosa può succedere. Procede fino al prossimo cartello che gli dice il chilometro su cui si trova sull'autostrada, sì, sì. Accosta e chiama i soccorsi ovviamente, quindi dice sono a questo chilometro, poco più indietro ho visto questa ragazza, andate a vedere. I soccorsi arrivano e quando arrivano la trovano accanto a un tir, perché un camionista si era fermato per soccorrerla e anche lui aveva chiamato i soccorsi che gli avevano detto sì, stiamo arrivando, tienila lì. Quindi la trovano con questo camionista. Sherry, perché sì ragazzi,
È Sherry, so che non ve lo aspettavate, ve l'ho solo detto prima che tornava dopo 3 settimane, però Sherry è in condizioni spaventose, è sporca, è stanca, è magrissima, i capelli sono improvvisamente corti, tagliati male, tra l'altro non tagliati da un parrucchiere, e cosa ancora più spaventosa, ha delle fascette ai polsi e alle caviglie e una catena fissata intorno alla vita. Quindi una roba terrificante. Viene ovviamente subito portata in ospedale insomma, le fanno i test per vedere che cos'ha. Presenta numerosi lividi e ferite, bruciature e una bruciatura in particolare sulla spalla, perché sulla spalla le è stato fatto un marchio a fuoco. Ok, tra l'altro un marchio a fuoco che non si... è una scritta, ma non si capisce bene che cos'è, quindi è stato fatto molto male questo marchio a fuoco che lei ha sulla spalla dietro, ok? È importante la location. Kit ovviamente è felicissimo che lei sia ricomparsa, però racconterà in molte interviste è sconvolto da trovarla così, cioè perché sì, vede sì, che veramente... Poi appunto lei era già molto magra, però come dicevo all'inizio della storia era molto magra di costituzione, ma era magra atletica. E invece adesso è proprio magra deperita, ha perso tantissimi chili comunque solamente in 3 settimane. Per chiudere la questione di Cameron Gamble... Eh sì, perché è la cosa che mi interessa di più. Eh sì, perché tu pensavi in realtà è solo una parentesi Cameron Gamble in questa storia, ma una parentesi meravigliosa, quindi direi... Allora, Keith e Cameron avevano fatto questi video. E il video è effettivamente uscito il 23 novembre... e Sherry è ricomparsa il giorno dopo, quindi Cameron si prende il merito di averla fatta rilasciare, perché ha detto i rapitori non avevano accettato i $50,000, però si sono così tanto spaventati quando ho detto che gli mandavo un bounty hunter che l'hanno rilasciata, e quindi lui sfrutta questa cosa per andarsi a farsi intervistare dappertutto in televisione e ha i suoi 15 minuti di fama del suo Project Taken. Esatto, sì, e anche immagino per tenersi $100,000. Ma allora, no, non se li ha tenuti lui, questi $100,000 non si sa dove cacchio siano, però poi ci ritorniamo. In realtà non si sa neanche se c'erano, perché c'erano i 50,000 forse di questo donatore anonimo. Ci sono 50,000 nel GoFundMe, nel crowdfunding che avevano fatto online, quindi magari gli altri erano questi, non si sa. Comunque no, Gamble non si è tenuto i soldi e nessuno ha dato soldi a nessuno, cioè Sherry miracolosamente era sull'autostrada e basta, però vabbè, Gamble approfitta della situazione per farsi figo. Quindi Sherry in ospedale, la famiglia si è finalmente riunita, Sherry comunque non ha nulla di grave, cioè ha dei sintomi di denutrizione, però è denutrizione di 3 settimane, quindi recuperi tranquillamente senza problemi, ha un taglio di capelli terrificante e la cosa più preoccupante sono le bruciature e i lividi, che viene subito diagnosticato che sono lividi che sono stati fatti in momenti diversi, quindi lei ha ricevuto lividi per cose che adesso andremo a vedere, nell'arco di tutte le 3 settimane, alcuni erano freschi, alcuni erano vecchi. A quel punto ovviamente in ospedale arriva anche la polizia per cercare di capire che cazzo è successo e cercare di arrestare i colpevoli di questa cosa terribile. Solo che la polizia si presenta e Sherry si rifiuta categoricamente di parlare con loro. Ovviamente gli chiedono perché non vuoi parlare con noi, è un po' strano che non vuoi parlare con noi, gli si riaccende la speranza che Kit c'entri qualcosa in questa storia e lei dice no, io ho troppa paura a parlare con voi perché sto soffrendo di sindrome da stress post-traumatico e i miei rapitori avevano forti connessioni con la polizia, quindi io ho paura di parlare con voi. Allora la polizia è perplessa, dice ma come, adesso dobbiamo fare un'indagine su noi stessi, chi è che rapisce, chi di noi rapisce le ragazze? Dicono no, con questa qui comunque ci dobbiamo parlare in un modo o nell'altro, e allora hanno un'idea bislacca. Bislacca è la parola giusta per descriverla, perché nessuno l'ha mai fatta sta cosa, se la sono inventati la polizia di Redding in California. Chiedono a Keith di interrogarla lui, quindi in loro presenza però,
quindi tutti insieme, però le domande le fa Kit. Ma non è che gli hanno dato delle domande da leggere, no, doveva andare a braccio. Ora, Kit era uno che già faceva fatica quando gli facevano le domande i telegiornali, no? Già faceva fatica. Lo metti a fare gli interrogatori della polizia, che lui non ha idea di come fare il modo in cui porre le domande, queste cose qua. Comunque, questa soluzione bislacca piace a tutti, accettano. Sì. Sì, che poi a tua moglie, che magari... cioè, rischi di litigare, poi dipende anche dal rapporto, però se sei anche una persona che non vuole litigare, un po' sfuggente così, alla prima risposta, cioè tu fai la domanda, alla prima risposta, diciamo, un po' seccata, magari ti ritiri. Sì, però poi a parte quello, lui era ancora sconvolto da averla, cioè sia felice di averla ritrovata, sia sconvolto dalle condizioni in cui era. Magari non aveva voglia di sentire i dettagli del suo rapimento e di queste cose qua, anche perché Kit nelle interviste piange in tutte le interviste, cioè uno che proprio piange ogni minimo secondo, quindi poverino, cioè non era neanche in grado emotivamente di fare una roba del genere, però lo mettono a farlo e Sherry comunque con questa modalità parla. Tra l'altro però mentre parla non guarda mai negli occhi i poliziotti, perché ha troppo sindrome da stress post-traumatico per guardare i poliziotti negli occhi. Comunque racconta di essere stata rapita da due donne ispaniche e lei non le capiva quando parlavano, perché loro parlavano solo in spagnolo. Poi non è in grado di dare una buona descrizione di queste donne, perché ogni volta che interagivano con lei avevano la faccia coperta, di solito si mettevano tipo una bandana come i banditi dei film western, e dice anche che portavano sempre i guanti. Ok. Delle due, una era un po' più anziana, aveva qualche capello bianco, quindi non mi sembra che dica un'età, ma siamo sui 50 in base all'identikit. Era molto alta, robusta e con le sopracciglia molto folte, aveva un modo di fare autoritario e spaventoso, faceva paura, ok, molto imponente. L'altra invece era più giovane, più bassina, magra, con i capelli lunghi e ricci e con le sopracciglia sottilissime stile anni 90. Presente gli anni 90, sì, che sì, sì. Per qualche motivo sembrava una grande idea fare una linea di matita al posto delle sopracciglia. Sì, sì, così. Sì. Adesso invece si trapiantano le sopracciglia. Sì, esatto. Adesso la prossima decade se le tolgono, vabbè. No, la prossima decade sarà una sì, una no. Lanciamo questo trend alle estetiste e salutiamole, perché un sacco di estetiste seguono Crime and Comedy. Esatto, esatto. Oltre sì. Che onicotecniche, che sono due cose diverse. Esatto, infatti diventiamo la... com'è che si chiama? Clara delle Vigne, no? Cara della Vigna. Esatto, sì. Lei che ha lanciato la moda delle sopracciglia folte con... noi facciamo... Ok, va bene. Il contrario, un sopracciglio sì, l'altro no. Cara della Vigna che faceva le cose a tre con Amber Heard e Elon Musk, di tutti gli uomini. Addirittura. Vabbè, fa niente, comunque, questa è la descrizione delle due rapitrici. Sherry racconta che l'avevano avvicinata in macchina chiedendo informazioni mentre lei era a fare jogging. Dato che le hanno chiesto informazioni, lei si è tolta gli auricolari e le ha iniziate ad avvolgerle intorno al telefono, perché vi ricordate, non sembrava un telefono che era stato strappato via da qualcuno, perché sì, gli auricolari erano avvolti, le corde degli auricolari erano avvolte intorno. Quindi lei racconta questa cosa. Sì, sì. E dice che però mentre lo sta facendo, una di queste due le punta la pistola e le ordina di salire nella macchina. Sherry allora finisce di arrotolare gli auricolari strappandosi dei capelli e mettendoli avvolti insieme appunto agli auricolari, e lascia il telefono a terra, anche perché comunque loro le avevano detto butta il telefono e sali in macchina. Lei invece lo appoggia a terra, appena sale le mettono un sacco in testa e lei sviene. Succede. Sì, no, sì. Vabbè, allora lei dice: ma magari c'era tipo il sacco era intriso di etere e sono svenuta così. E poi lei dice anche questa cosa strana, che la macchina puzzava di fogna, però il sacco il sacco profumava di ammorbidente. Ora non so se l'etere profuma come l'ammorbidente, fateci sapere. No. E vabbè. Poi quindi lei sviene su questa macchina e si risveglia in una stanza.
lei in questa stanza è legata a un palo che c'è nello sgabuzzino, perché è una stanza con, sapete, il closet, quello a muro. Quindi Sì, cioè, sì. lo chiamerò sgabuzzino perché è più grande di un armadio. E dentro questo sgabuzzino c'è un palo a cui lei è incatenata. Ok, la catena è abbastanza lunga per farla girare per la stanza, però non abbastanza lunga per farla andare in bagno. Quindi lei, a questo primo interrogatorio, ci tiene molto a sottolineare il dettaglio che le mettono il pannolone. Non lo so, Marco, sono pazze No, queste no, 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 due, no, sono pazze, so. pazze, pazze. Le mettono il pannolone. Poi dopo però racconta che il pannolone non era pratico, anche perché cioè, già fa schifo cambiare il pannolino ai bambini, figurati. A un Cioè, adulto. lo rapisci e poi devi pure star lì a cambiare il pannolone. Cioè, o hai un fetish specifico, oppure direi che è una cosa da evitare. E quindi le portano un secchio. A quel punto Sherry, che però vuole essere collaborativa, dice: invece di darmi il secchio, dovreste mettere, perché poi lei era super mamma e si nota da queste cose. Invece di darmi il secchio, dovreste mettere un sacco dentro al secchio e mettere nel sacco la lettiera per gatti. E le rapitrici dicono: hai ragione, e lo fanno. Tra l'altro, Sherry ha detto fino a questo punto che le due parlavano solo spagnolo, quindi non si è capito come hanno fatto a confrontarsi sulla lettiera per gatti. Perché è ok parlarsi a versi, però spiegare lettiera per gatti a qualcuno con cui non parlate una lingua in comune è un po' complicato, secondo me. Eh sì, Ma boh, fai ma... miau e poi Sì. scavi. Sì. Magari loro capivano l'inglese, cioè voglio dire come me che io capisco l'inglese ma non so parlare, cioè non so parlarlo, non riesco a parlarlo perché non lo parlo mai. Ma infatti sì, ma adesso poi evolverà questa cosa Sì, beh, della immagino, lingua, eh? immagino. Non ti preoccupare che evolve. Comunque lei viene lasciata chiusa nella stanza da sola tutto il tempo e cerca chiaramente di evadere, quindi c'era la finestra, sapete come nei film, proprio chiusa con le assi di legno? Allora lei si mette a staccare le assi di legno perché lei è un po' superwoman, però le tipe la sentono, entrano e la accompagnano di mazzate e la lasciano lì. Tra l'altro, Giustamente. facendo questa cosa si rompe un'unghia. Lei aveva Oh. le unghie acriliche, quindi si rompe un'unghia facendo questa cosa qua. Però dice che la cosa più terribile della sua cattività è che mentre era da sola nella stanza, sentiva provenire dall'altra stanza quell'orribile musica messicana. Queste sono le parole di Sherry, non sono le mie, ok? Sì, giusto così per inimicarsi un continente. Esatto. Comunque, Sherry racconta che in questa stanza faceva molto freddo e lei aveva solamente una copertina per coprirsi e poi aveva dei vestiti, tipo delle tute che le avevano comprato le sue rapitrici da TJ Maxx, gliel'avevano comprato, che tra l'altro TJ Maxx è dove si è fatta fotografare Amber Heard per far vedere che non aveva soldi, doveva andare nei negozi dei poveri. Quindi comunque c'è una connessione anche qua. Porca Non la miseria. sapevi sta cosa, Marco? No, no, ma no, ma cioè, va bene, nel senso, non sapevo sta cosa qui, ma il fatto che per dimostrare che non hai soldi, cioè ti fai È fotografare terribile. da Primark, cioè, mi sembra. No, TJ Maxx credo che sia forse un Sì, gradino vabbè. più alto, però comunque siamo lì. E gli avevano comprato tipo queste tute. Però non le avevano comprato la biancheria intima, quindi lei precisa che per 3 settimane ha tenuto sempre le stesse mutande. A questo punto Giustamente. togliele. Però lei questi particolari li precisa, il pannolone, è molto focalizzata su questi particolari. Comunque appunto lei aveva solo questa copertina e poi una volta al giorno per mangiare le portavano dei disgustosi avanzi. Queste sono sempre le parole di Sherry, che in genere erano riso e tortilla. Quindi comunque lei vuole sottolineare che le sue rapitrici sono ispaniche, cioè ce lo sta Sì, facendo in sì, sì. tutti i modi possibili. E tra l'altro si sa, gli ispanici mangiano la tortilla con dentro il riso e Sì, ma basta. sì, esatto, ma tra l'altro solo quello, cioè loro vanno avanti a burrito, tortiglia e riso in bianco, quei fagioli neri.
Esattamente. Basta. Esattamente. Comunque, allora, vi dicevo, lei ha queste mutande per tutte e tre le settimane, però dice che due volte le hanno fatto fare la doccia e le hanno permesso di lavare le mutande mentre faceva la doccia. Quindi, vabbè, lei ci tiene a dare questi dettagli a suo marito, che è lì che gli sta facendo le domande, poverino. Allora, racconta che appunto lei è sempre legata a questo palo e ogni volta che fa rumore una delle due entra e la saccagna di mazzate, quindi lei deve stare attenta a non fare rumore. Poi altre volte la punivano, invece di picchiarla la punivano togliendole la coperta, e una volta l'hanno punita tranciandole tutti i capelli. Una volta che lei ha fatto particolarmente casino con la catena col palo, dice che l'hanno marchiata a fuoco. Ok. Nelle interviste successive, però, che saranno tante, interviste con la polizia, il dettaglio del pannolone scompare. Cioè, all'improvviso c'è da subito il secchio con la lettiera del gatto. Ok? Cioè, lei nella prima intervista sì, sì, dice questa cosa, poi non la dirà mai più. E anche il marchio a fuoco cambia, perché nella prima intervista il marchio a fuoco era una punizione. Da quella successiva in poi diventerà un marchio a fuoco che le è stato fatto perché richiesto dal suo acquirente. Quindi, okay, perché fino adesso noi ci chiedevamo che senso ha questo rapimento? Rapisci una, la tieni in una stanza, la picchi quando fa rumore per due settimane? Sì, ma poi non chiedi un riscatto, non ti fai sentire, non, cioè, ci deve essere una motivazione per rapire, cioè non è, a meno che non sei uno psicopatico che rapisci le persone per tenertele per te. Certo. Però in genere le tieni per te e ci fai qualcosa, non è che, esatto, le tieni per te e vuole fai stare in silenzio e poi appena fanno rumore vai lì e le picchi. Esatto, poi è anche strano che due persone facciano una cosa del genere. È stranissimo che due persone, tra l'altro... Due donne! Due donne. Sì, che poi uno lì dice, boh, magari sono, che ne so, lesbiche... E quindi se la prendono con il loro stesso sesso. Però è strano. Sì, è molto strano. Comunque, iniziano a chiedere informazioni su questo fantomatico acquirente. E Sherry spiega che l'acquirente è un membro della polizia che ha assoldato ste due criminali messicane per rapire una bionda. Quindi questa è la sua versione dei fatti. Appunto, aveva richiesto questo marchio a fuoco, che come vi dicevo prima è un po' illeggibile, sono delle lettere con dei numeri, le lettere più o meno sono state decifrate, cioè pare che ci sia scritto Exodus più dei numeri, l'esodo è un libro della Bibbia e i numeri probabilmente fanno riferimento a un passaggio in particolare. Tuttavia pare che questi numeri siano proprio illeggibili, quindi nessuno ha capito quale passaggio particolare dell'esodo voglia significare quel marchio a fuoco. Sherry dice... Io ho una teoria. Letto. Sì. Secondo me era Don Mazzi che voleva comprarla, perché Exodus è la sua cosa. È vero! E i numeri sono il suo numero di cellulare di Don Mazzi. Che... Marco, abbiamo risolto il caso, dobbiamo subito contattare le autorità. Guarda, adesso chiamo subito la California, la polizia della California e do questa versione. Wow, comunque vabbè, invece Sherry dice che lei ha provato a leggere l'Esodo, ma l'ha definita una parte troppo strana della Bibbia, non si capisce niente. Questa è l'analisi che ha fatto Sherry dell'Esodo della Bibbia. Sì. Mano a mano che, perché comunque la polizia continua a non avere una vera e propria pista, perché ha solamente le cose che dice Sherry, e Sherry non sa dire dove l'hanno portata, dove stava, quindi non sanno dove sbattere la testa. L'unica cosa che possono fare è continuare a fare domande a Sherry, quindi la intervisteranno un milione di volte. E andando avanti con le interviste, all'improvviso, questa cosa facevo riferimento prima, le tipe sembra che inizino a parlare inglese, oppure magicamente Sherry ha imparato lo spagnolo, che... In tre settimane lo impari così proprio, no? Eh sì. Perché lei continua a parlare di comunicazioni tra di loro, che nella prima versione quasi non c'erano, e
adesso loro parlano, addirittura dice che queste tipe qua le leggono articoli sulla sua sparizione e la prendono in giro dicendo guarda nessuno ti trova, tra un po' smettono di cercarti, ma tanto lo sanno tutti che in realtà tu sei scappata, pensano che sei scappata e non ti crederà nessuno che sei stata rapita perché sei scappata, e poi gli dicono comunque tu stai calma perché noi non vogliamo farti del male in nessun modo. Questo che la picchia, ogni volta che le faceva un rumore entravano con una mazza a picchiarla, però non ti vogliamo far male in nessun modo, vogliamo solo venderti. Quindi sottolineiamo di nuovo questa cosa di questo acquirente. Nel giorno del ringraziamento, no, il giorno prima, sì, perché comunque è la notte tra il 23 e il 24, ok? Sherry è nella sua stanzetta legata a sto palo, tra l'altro poi a volte la chiudevano proprio nello sgabuzzino, perché appunto il palo era nello sgabuzzino e lei poteva stare nella stanza, a volte la chiudevano nello sgabuzzino, ma lei dice che le piaceva di più stare nello sgabuzzino perché non sentivano il rumore e poteva fare yoga. Però adesso scusa, se c'è la catena con il palo, una porta, e prima riuscivano a sentirti a ogni rumore, chiudendo una porta extra all'improvviso non sentono più rumori di te che fai yoga con la catena attaccata al palo, e poi sì, fa un suono veramente rilassante. Sì, uno è quello, secondo in genere tutti i rapiti a un certo punto, presi allo sconforto, cominciano a fare yoga. Certo. Ma anche a volte Pilates, se hanno le sedie, il letto. Però Marco, magari aiuta, dai. Tanto, cioè, se non puoi fare altro, almeno ti rilassi il corpo, no? Sì. Diamo questo consiglio. Vabbè, comunque appunto è la notte prima del giorno del ringraziamento e Sherry sente nell'altra stanza le due rapitrici litigare. Litigano e a un certo punto sente un colpo di pistola. La più giovane entra nella stanza e Sherry sviene. Lei c'ha questi momenti che sviene. Cazzo, come le capre quelle lì che quando le fa spaventare si irrigidiscono e si buttano per terra. No, Sherry dice che probabilmente le ha spruzzato della droga. Ora fatemelo la droga in spray, chi non ce l'ha cazzo. Ma sì. Scusate, no ragazzi, scusate, non vogliamo prendere in giro le vittime, poi capiremo tutto meglio. No, infatti. Tra poco. Comunque, ma secondo me avete capito anche voi, ma perché sì, dal tono che stiamo tenendo. Comunque, in ogni caso, lei sviene. Tra l'altro, una cosa che non ho detto sulla più giovane. In queste 3 settimane di rapimento, Sherry aveva sviluppato un rapporto con la più giovane, perché sappiamo tutti che quando uno viene rapito c'è la sindrome di Stoccolma, che è obbligatoria. Sì, è proprio sulla Costituzione, proprio. Sei rapito, sindrome di Stoccolma. Esatto, e lei la sentiva verso quella più giovane, non verso quella più grande perché era troppo spaventosa. Però quella più giovane a volte la difendeva perché se non era necessario picchiarla, diceva alla più vecchia di non picchiarla. Però a volte per impressionare la vecchia doveva darle un pugno anche lei, però lo faceva per non mettersi nei guai lei, capito? Sì, in amicizia. Esatto, quindi lei la capiva. Comunque, a quel punto, a un certo punto, Sherry si sveglia e ha un sacco in testa ed è in una macchina. Quindi dice, mio Dio, dove mi stanno portando? Quando la macchina si ferma, la più giovane la fa scendere dalla macchina e poi risale in macchina, mette in moto e fugge. Allora Sherry si mette a rincorrere la macchina perché lei ormai aveva la sindrome di Stoccolma. Certo, funziona così. Queste sono tutte cose che ha detto lei, ragazzi. Però la macchina è troppo veloce, se ne va. Allora a quel punto Sherry si guarda in giro, vede in lontananza una chiesa, si mette a correre verso la chiesa, si mette a battere alla porta della chiesa, ma non risponde nessuno. Allora si dirige verso l'autostrada dicendo magari c'è gente in giro, dove viene effettivamente salvata. Allora, in questa storia, più o meno vi ho detto la storia di Sherry, adesso poi rientreremo in alcuni dettagli perché emergono mano a mano, chiaramente. Certo. Comunque in questa storia è già evidente che lei viene drogata molto spesso ed è stata drogata anche la notte in cui poi è stata ritrovata alle 4 del mattino, ok? Questo dal suo racconto. All'ospedale le fanno esami di ogni genere e non emerge
droga di nessun tipo, né in circolo, né che era lì da prima, tipo dall'esame del capello. Quindi proprio droghe non ce ne sono. Ok, quindi lei effettivamente sveniva come le caprette, cioè l'unica spiegazione. È l'unica spiegazione razionale. O c'aveva un nervo vago particolarmente infiammato. Il nervo vago è quello lì che ti fa svenire quando stai in piedi o sulle montagne russe, così è colpa, sì, tra virgolette, del nervo vago. O c'è quella roba lì particolarmente infiammata o sviene a comando. Cioè ci sono quelli che piangono a comando, lei sviene, va giù, esatto. Come le pere. Esatto. Beh, comunque appunto continuano sempre a fare le domande, la storia piano piano, no, cambia un po', però lei continua a sostenere, no, guardate che a me mi continuavano a drogare, io probabilmente è una nuova droga che hanno solo in Messico, che voi non riuscite, oh, raga, che voi non riuscite a capire dalle vostre analisi, no? E poi dopo racconta più dettagli del rapimento, quindi tutto quello che vi ho già detto, pistola puntata, lascia il telefono, sale in macchina e poi racconta che oltre a mettere il sacco in testa le avevano legato le mani con le fascette dietro la schiena e poi racconta che quando si risveglia nella stanza lei è legata con le fascette e riesce a rosicchiarle. Ora, se le mani sono legate dietro, Marco ha fatto una faccia stupenda, ragazzi. Se le mani sono legate dietro la schiena, è leggermente difficile rosicchiare le fascette. Cioè, lei magari era una bravissima contorsionista, però anche le contorsioniste, io non lo so se riescono a rosicchiarsi le fascette con le mani legate dietro la schiena. Sì, ma poi, ma proprio anche riesce a farle passare sotto le gambe, sotto i piedi, da dietro la schiena. È vero. Eh sì, però cazzo, rosicchiare le fascette, figa, cioè o sei veramente un roditore, un castoro, cazzo, un topo. Cioè che poi, ah sì, ma sai che secondo me lei intendeva proprio la cosa che hai detto tu, tipo che ha fatto la mossa da ninja per portarsi le mani avanti, perché poi racconta che lei non ha iniziato a rosicchiarsi le fascette, lei aveva visto con Keith un video di YouTube su come liberarsi dalle fascette. Che cazzo guardate su YouTube, ragazzi? Non lo so, vabbè. E quindi era tutta una tecnica di come tirare giù il braccio con la gamba in mezzo. Non lo so spiegare bene. Comunque era una questione di tipo sbattere le braccia sulla gamba, che se lo fai abbastanza veloce si spacca la fascetta. Insomma, lei ha provato a farlo e ovviamente si è fatta un male cane, non ha funzionato. Beh, e quindi certo. Poi le ha rosicchiate. Sì, sì, due cose plausibili. Chiaramente le tipe sentono il rosicchiamento e quindi... e quindi entrano e la saccagnano di botte. Allora lei racconta di tutti i tentativi di scappare, no? Vi ricordate che vi ho detto la storia della finestra? Poi dice io ho cercato di togliere le sbarre alla finestra e infatti mi sono rotta l'unghia, vedete che ho le unghie rotte, fa vedere che ha le unghie rotte. E poi racconta che però ogni tanto mentre lei cercava quei suoi piani di fuga, perché lei è tipo MacGyver in questo stanzetto, certo. Inventa ogni giorno un nuovo piano di fuga, però ogni volta che stava quasi per farcela entrava una delle due tipe e a un certo punto compare in questa storia un taser, quindi un coso per fare, cos'è, l'elettroshock, non è elettroshock, sì, sì. Però quella roba lì, il taser. Sì, sì, il taser. Sì, quella macchinetta che ti dà un tot di volt. Esatto. Sì, un tot di volt e bene che vada ti paralizza per un attimo, ti paralizza i muscoli. E se è troppo forte è capace che rimani, cioè che nel senso che cadi a terra e non riesci a muoverti per qualche secondo. Tempo che poi, in genere lo usa la polizia, tempo che poi ti bloccano. Esatto, quindi queste due avevano un taser, ma d'altronde se l'acquirente era un membro della polizia poteva avergliene dato uno, quindi questa cosa anzi. A livello logico torna. E poi mentre sta raccontando di questo taser, che nelle prime 3-4 interviste non c'era, ok, quindi arriva all'improvviso, poi lei dice... Ma quando usano troppo il taser uno perde la memoria, giusto? Ma che cazzo? E la polizia gli dice no, gli dice ah ok, e poi da quel punto in poi non c'è più il taser nelle storie. Ok, però aspetti, se usano delle droghe che voi non conoscete, che non si riescono a trovare nei capelli, cioè, uno può perdere la memoria e la polizia forse, allora me ne davano 80.
Sì, è così, è così. Poi dopo racconta di una volta che mentre faceva la doccia ha cercato di farle fuori tutte e due, fuggire, però quella più anziana è riuscita ad afferrarla per i capelli e allora dopo lei ha preso l'anziana e l'ha buttata con la testa dentro al cesso. Vabbè, tutte storie, lei racconta, ci sono... Cioè la polizia secondo me si diverte anche andare a parlare con Sherry, tra l'altro che continua a volere Keith presente, perché da un certo punto in poi permette alla polizia di farle delle domande, quindi non deve più essere il povero Keith a inventarsi le domande sul momento, però lui deve essere sempre presente nella stanza. Certo. Ma scusa, non è quella cosa lì che lei le aveva picchiato la testa sul water? Sì. E si era spaccato il water tipo e lei si era ferita un piede? Sì, era per giustificare qualcuna delle sue ferite. Sì. Comunque, no, però all'ospedale non c'erano ferite al piede. Esatto, sì, c'hai ragione, c'ho troppe robe sì, segnate. No, certo. Sì, ma infatti molte delle storie che racconta poi non hanno un riscontro effettivo nelle perizie che vengono, e negli esami che vengono fatti in ospedale. Sì. Comunque, quando... Sì, vai. Apro una parentesi stupida, mi viene in mente Hot Shot 2, il film, che a un certo punto devono salvare Rowan Atkinson, che vabbè è quello che fa Mr. Bean, e lo trovano dentro una stanza e non è legato né niente, no? E gli dici perché non sei scappato? È perché mi hanno legato insieme le stringhe delle scarpe, quindi lui aveva le stringhe delle scarpe legate insieme e quindi non poteva scappare e Charlie Sheen è costretto a prenderselo sulle spalle e portarlo via perché, e lei è uguale, lei a un certo punto le hanno legato insieme le stringhe delle scarpe quindi non poteva correre via. È per quello. Comunque, a questo punto lei si fa anche fare domande dalla polizia, ma quando parla con le polizie continua a non guardarle in faccia e a tenere la testa proprio giù. Cioè non è che si limita a non guardarli negli occhi, proprio abbassa la testa e spiega che lo fa appunto per la sua sindrome da stress post-traumatico, ma anche perché ormai era un'abitudine, perché quando entravano le tipe lei doveva subito mettersi a quattro zampe. Questa roba esce a un certo punto, c'è la roba delle quattro zampe, e doveva guardare per terra, no? Sennò loro si arrabbiavano. Comunque, il 29 novembre, quindi Sherry è tornata da poco, Keith si fa nuovamente, perché già l'aveva fatto, si fa intervistare nuovamente in televisione e gli fanno delle domande, e Keith è un ingenuotto, forse, perché ricordiamoci, forse è un genio del male, forse. E non lo escludo, però sembra proprio un ingenuotto. Che cosa fa? Rivela all'intervistatrice dei dettagli che la polizia voleva tenere segreti. Perché sapete, quando si fa un'indagine, alcuni dettagli vengono rilasciati alla stampa, altri no, perché potrebbero servire in caso di confessioni, per capire se una confessione è vera o no, o comunque per facilitare gli interrogatori e anche le indagini stesse. E quindi rivela un po' di cose, tra cui dei dettagli sulla prigionia e sul marchio a fuoco, perché fino a quel momento si era detto che era bruciata, così invece lui dice marchio a fuoco, scritta Exodus, non capiamo i numeri, però anche leggendo Exodus non si capisce niente, quindi ok. Dopo questa intervista l'opinione pubblica si spacca, perché fino a questo punto quello che sapevano tutti è scomparsa una donna, l'abbiamo ritrovata. Si sapeva quello, erano passati pochi giorni dal ritrovamento, quindi a posto così. Dopo questa intervista ad alcuni iniziano a sorgere dei dubbi e quindi appunto l'opinione pubblica si divide, no? Tra chi crede al rapimento dicendo una persona, cioè perché dovrebbe fare una messa in scena del genere, a che pro, e poi ricordiamoci che lei ha dei lividi veri, ha delle bruciature vere, ha i capelli tagliati, ma cioè qualcosa è successo a questa ragazza. E quelli che dicono no, si è assolutamente inventata tutto per attenzione o per qualche altro motivo. Ok. A quel punto le due fazioni, perché poi lo sappiamo, no, com'è con i social e tutto, si creano proprio, è tutto sempre una partita di calcio, no? Certo. Quindi le due fazioni iniziano a darsi battaglia e chiaramente la fazione più agguerrita è quella che sostiene che Sherry stia mentendo. E vanno a pescare nei vecchi post di Sherry. Allora, il blog del matrimonio si era già trovato facilmente da subito, chiaramente. Certo. Però trovano dei post, perché c'è... Allora, aspetta, qua ci sono due versioni.
Ce n'è una che secondo me non è vera, però è più interessante, e una che è banalmente più vera. Qualcuno trova la pagina MySpace, dicono. Questa secondo me è la versione vera. Qualcun altro dice che lei aveva un profilo su un sito per neonazisti. Okay. Io, secondo me, era MySpace, il resto era condimento per far peggiorare la situazione. Trovano questa pagina di MySpace, pare che sia, però forse è un profilo su un altro social di quel tipo, dove una certa Sherry Graff, chi è Sherry Graff? È Sherry Papini, perché Papini è il cognome di Keith. Sapete, certo. Le americane si sposano, prendono i cognomi dei mariti, e invece questo qui era da prima di essere sposata, quindi Sherry Graff. Questo post risale a qualche anno prima, quando lei era probabilmente alle superiori, e dice, no aspetta, è di qualche anno prima, ma fa riferimento a quando lei era alle superiori, cioè non è che l'ha postato mentre, sì, scusate. Mi sono incartata, comunque era di qualche anno prima il post, e dice: a scuola sono sempre stata bullizzata dai latini e sono anche stata sospesa per essermi difesa. Dettaglio: è bellissima l'immagine tipo degli antichi romani che la bullizzano, però latini intende sudamericani. È ovvio. Lo so, però è bellissimo i latini. Se la prendevano con me perché non mi drogavo, ero bianca e orgogliosa di esserlo. Uh-huh. Ok, se la prendevano con me perché non mi drogavo, cioè, che cazzo di motivazione è? Drogati! Non ha senso. E poi racconta questo episodio. Ad una partita della scuola, dei latini, lei li chiama latini, hanno insultato mio padre chiamandolo Hitler e dicendo che gli skinheads andrebbero bruciati vivi. Quindi questo fa capire che suo padre probabilmente era uno skinhead, però non ha senso chiamarlo Hitler perché Hitler aveva i baffi e i capelli, quindi non era uno skinhead Hitler. Certo. Guarda, una nuova informazione da darvi: Hitler non era uno skinhead. Comunque lo insultano in questo modo. Allora, per difendere il nostro onore, ho rotto il naso ad una ragazza. Mio padre era molto fiero di me. Questo è il post che è stato trovato. Sì. Su Sherry. Sherry a quel punto nega categoricamente di aver scritto lei quel post e dice: ma io non mi ricordo se avevo MySpace. Che ora, negare che hai scritto quel post ci stava tutto. Sì. Però o avevi MySpace o non ce l'avevi, no? Magari certo. Mi hanno creato uno falso, puoi dire non ce l'avevo, ma non mi ricordo se avevo MySpace. È una risposta un po' da bambino, mi sembra. Eh sì. No, cioè uno se lo ricorda. Sì, in genere sì. Vabbè, poi aggiunge che lei è molto molto indignata che qualcuno si sia finto lei per scrivere queste cose disgustose che lei non avrebbe mai scritto. Comunque, a questo punto Sherry inizia a essere un pochino troppo sotto attacco e per le persone accanto a lei comunque non è bello, perché adesso lei comunque... qualcosa le è successo in queste 3 settimane, perché ne porta i segni addosso, ok? Lei... è una persona discutibile, l'abbiamo capito da come risponde agli interrogatori, però non è giusto che le arrivi tutto questo odio, e quindi emerge dal suo passato qualcuno a difenderla. Arriva il primo marito di Sherry, il sergente, e fa una dichiarazione alla stampa. Lui dice che Sherry non è in nessun modo razzista e non lo è mai stata. Quindi lui esce dal nulla, fa questa dichiarazione: la mia ex non era razzista, e poi ritorna nel nulla. Quindi questo esatto. È il contributo. Sherry non è razzista, non l'è mai stata, sono loro che sono latini. Esatto! È ovvio, no? Esatto. Sì, beh, ma guarda, ti dirò, però io forse sì. Qualche dubbio su questo post ce lo posso anche avere, perché sembra troppo perfetto come post. Potrei credere che qualcuno che ce l'aveva con lei ha creato il profilo. Poi, non avendo i dettagli, non so, basta anche andare a vedere quando è stata creata la pagina, ad esempio, sì. No? Perché poi post puoi fare post datati, poi puoi fare gli screenshot per modificare tutto. Quindi, certo. Non lo so, cioè da quello che sappiamo di Sherry potrebbe pure averlo scritto lei. Però non escludiamo che magari no, eh.
cioè sì, non diamo tutto per scontato. Comunque, arriviamo al 2 marzo del 2017, ok? Quindi è passato qualche mesetto dalla sparizione e dalla riapparizione di Sherry. A questo punto la polizia non ne può più di interrogare Sherry, perché è sempre una pagliacciata. E quindi chiamano l'FBI. L'FBI arriva e dice: no, noi interroghiamo solo lei senza Keith, si levi dai coglioni per favore. E facendo uscire Keith dalla stanza, effettivamente Sherry si apre di più e descrive molto meglio le rapitrici rispetto a prima, e qui vengono fatti gli identikit che ci sono i disegni delle due rapitrici, di cui però si vedono solo gli occhi e i capelli, perché come lei raccontava, anche nell'identikit le ha disegnate con la bandana sotto, sì, gli occhi. Quindi fanno questi identikit e poi lei si mette a descrivere nei dettagli anche la stanza dove era tenuta, lo sgabuzzino dove era tenuta, e qui è l'FBI, quindi loro proprio si segnano tutto quello che viene detto in modo meticoloso. Descrive anche nei dettagli il tavolo su cui l'avevano legata durante la marchiatura a fuoco, e dice era un dettaglio di quelli, com'è che si chiama, formica? Era un tavolo di formica, sì. Sì, quel materiale, forse non so se è giusto, un materiale economico, la formica. Sì, la formica. Ecco, era così, e poi aveva tipo un adesivo di finto marmo sopra, che sembrava di marmo ma non era marmo. Sì. Quindi descrive questo tavolo, e visto che c'è, descrive anche la doccia, dove le avevano fatto fare la doccia due volte, cioè lei descrive tutto il bagno come è fatto, sì, e poi dice... la doccia aveva un doccino proprio da negozio di cinese. No, non dice da negozio di cinese, dice no, bazar, però sì, è sì, per sì, farvi capire la tipologia di negozio, cioè quelli sì, che costano 5 dollari, capito? Quindi ci tiene, esatto, a precisare sta cosa. È proprio da negozio di lattini, dice. No, però sai, sarebbero più... no, quelli tipo... mi viene in mente Apu dei Simpson, però lui sì, aveva sì, un Quickie sì, Mart che è un po' diverso, però sono sempre tipo gli indiani, i pakistani, ma anche un po' qua da noi che magari hanno sì, quei bazar proprio. Vabbè, comunque sti cazzi, comunque, sti cazzi. L'FBI continua a fare le domande perché appunto vuole tutti i dettagli che magari non sono usciti fino adesso, e poi le rifanno anche domande che le sono state fatte mille volte per vedere se risponde allo stesso modo o no. Le chiedono di descrivere meglio il giorno del rilascio. E quindi lei racconta tutti i dettagli, che è arrivata lì con questo sacchetto, la giovane l'ha scaraventata giù dalla macchina, lei gli ha detto non lasciarmi, e poi l'altra è andata via, l'ha inseguito perché appunto c'ha la sindrome di Stoccolma, spiega tutte queste cose della sindrome di Stoccolma, e vabbè, e quindi fanno queste cose. L'investigazione, ovviamente, scusate, mi sono persa un attimo perché ho tutti gli appunti scritti come... forse ve l'avevo già detto un'altra volta. Non so se avete visto 8 Mile. Sì. Che c'è la scena di lui sull'autobus che scrive la canzone e la scrive su tutti gli angoli disponibili del foglio. Ecco, i miei appunti sono così, quindi scusate se a volte mi interrompo, anch'io vado tipo in... come si dice? In stop di sistema, non mi viene la parola. In comunque, arresto. In arresto di sistema, grazie Marco. Comunque l'investigazione continua, e continua anche a parlarne la stampa, perché ormai se ne parla ovunque, perché insomma le due fazioni sono sempre più agguerrite. E nel frattempo Keith e Sherry cosa fanno? Una vacanza, ovviamente, quindi vanno a fare un weekend in Oregon, e mentre sono in questa vacanza entrano in un negozio di articoli sportivi. Sherry nel negozio di articoli sportivi, perché siamo comunque negli Stati Uniti, vede l'espositore delle pistole. Okay. Perché anche qua, no, vai dalla Decathlon a comprarti i fucili, no? Non lo so, magari ce li hanno quelli di caccia, anche qua, no? No? Guarda, non lo so, non lo so. Mi sa di no, mi sa di no. Lì sì, comunque, quindi sì, okay, vede questa cosa che c'erano, l'espositore di fucili, c'era anche quello di pistole. E Sherry vede una pistola e inizia a tremare e si mette tutta, si chiude in se stessa, trema, spaventata, dice Keith portami via, perché lei aveva riconosciuto la stessa pistola che le era stata puntata contro quando era stata rapita. Quindi, il modello. Sì, sì, cioè okay, chiaro, non la stessa perché era in vendita nel negozio, certo, però era uguale.
Quindi Kit, appena torna in albergo, chiama l'FBI, descrive com'è sta pistola, probabilmente gli aveva anche scattato una foto mentre era lì, e dice: no, Charlie veramente sta avendo un episodio di sindrome da stress post-traumatica terribile, però volevo darvi le informazioni perché finalmente abbiamo scoperto il modello della pistola. Ok. Arriviamo a marzo del 2018, ok? Charlie dichiara che, proprio è lei che chiama l'FBI, dichiara che ora ricorda nuovi dettagli, e li ricorda perché ha fatto le sedute dall'analista che le ha fatto riemergere questi ricordi nascosti, e quindi ricorda i dettagli su come l'hanno drogata e su come le hanno inferto le ferite. Lei dice: probabilmente mi drogavano mettendomi la droga nel cibo, che però questo continua a non spiegare perché lei sveniva come le caprette, sì. Però... comunque spiega queste cose. E nel frattempo, però, allora, in questo anno, perché è passato un anno ormai, l'FBI non ha mai smesso di ravanare, ha trovato un sacco di cose interessanti. Ad esempio, ha trovato tutti i messaggi del cellulare di Sherry. Ora, questi sono dettagli che forse non c'entrano con la storia, però l'FBI non sa dove sbattere la testa, quindi guardano tutto, certo. Ok? Sì, io volevo fare due precisazioni prima di passare. Allora... il fatto che le mettessero la droga nel cibo comunque non giustifica il fatto che non avesse residui di droga nel corpo. Ma era la droga messicana speciale. Era la droga messicana speciale, certo. La seconda cosa è che negli Stati Uniti mentire all'FBI è un crimine federale. Non è solo la falsa testimonianza che dai alla polizia o il favoreggiamento, è proprio un crimine federale. Cioè ti possono arrestare e... processare e metterti in un carcere federale. Quindi cioè, nel senso, non è una cosa tra virgolette banale. Marco, ma tu stai insinuando che Sherry stia mentendo? No, è chiaramente tutto vero quello che dice. È chiaramente tutto vero. No, lo dicevo per dopo. Comunque, appunto, in questi mesi di ricerche hanno trovato i messaggi di Sherry ed emerge che Sherry messaggiava su WhatsApp con diversi uomini in modo molto flirtante, e tutti questi uomini erano memorizzati con nomi femminili. Ok, quindi ognuno, tipo, invece di Marco, Marca. sì. Però con i nomi americani. Certo. Invece di Jessica, Jessico. Il classico Jessico Calcetto, esatto. Ecco, in questo caso è al contrario. Questi qua, cioè la polizia non è che si è messa solo a guardare i messaggi così per fare gossip, sono andati poi a parlarci con questi, certo. Ovviamente, e parlano con diversi di loro, e molti di loro raccontano che Sherry si sfogava con loro perché aveva un marito violento. Ok, quindi Kit pare essere un marito violento. Ragazzi, guardatevela una delle sue interviste, io ripeto, o è una mente geniale e un attore che proprio DiCaprio levati, oppure non mi sembra, però le apparenze ingannano. Certo. E uno di questi intervistati però dice una cosa interessante, dice: guardate che, cioè, la cosa preferita di Sherry è fingersi vittima, lei adora essere vittima di ingiustizia o di qualcosa perché così può lamentarsi, e in più c'è anche questo dettaglino che è un po' una bugiarda patologica, un cicinin un pochino. Poi arriva un ex, non è la parola giusta, una sua frequentazione del molto passato, no? Che dichiara che loro si sono frequentati al campo estivo quando lui aveva 15 anni e lei 20, perché lei era la sua animatrice del campo estivo. Quindi altra cosa, lui era un surfista e quindi iniziano a frequentarsi, frequentano per quell'estate, e lui diceva sempre: andiamo a fare surf, e lei diceva: sì, andiamo a fare surf perché io sono un'esperta internazionale di surf e io adoro il surf e il mio passatempo preferito è il surf. Solo che ogni volta che sto poverino organizzava per andare a surfare, lei aveva sempre un imprevisto. Una volta riesce a portarla e le dice: no, ma io surfo solo con la mia tavola che ho lasciato a casa. Cioè, io sono una professionista. Esatto, altre volte lei diceva: no, non posso venire perché ho un problema al cuore e sto male oggi. Lei diceva che aveva un problema al cuore. Certo. Comunque,
intervistando sia tutti questi uomini di cui hanno trovato il numero sul cellulare, sia gli amici, i parenti e tutto, molti conoscenti la descrivono come una gran cacciaballe. E molti compagni di scuola così raccontano che lei spesso arrivava a scuola dicendo di essere stata molestata dai parenti, picchiata dai parenti, abusata in modi terribili o dai genitori o comunque da altri parenti. E allora in realtà una bambina che magari si inventa queste storie, però può essere comunque indice che c'è qualcosa che non va, quindi bisognerebbe andare a vedere. Però tutte queste persone dicono che Sherry raccontava queste storie in continuazione e le cambiava sempre. Quindi aveva proprio il vibe da cacciaballe, non era una roba che dici adesso guardo un attimo. Certo, bisogna anche vedere perché un bambino di quell'età dica queste bugie, magari sotto c'è qualcosa, però non si sa per ora. Comunque nel frattempo hanno analizzato anche i vestiti che aveva Sherry addosso quando è stata ritrovata, ok? E questi vestiti riportavano, oltre ovviamente al DNA di Sherry, anche il DNA di un uomo che non era Kit. E questo include anche le famose mutande di Sherry che lei non si è mai tolta per 3 settimane. C'è presente su quelle mutande un DNA maschile. Sottolineo, DNA maschile, non viene specificato che tipo di DNA, probabilmente si sta parlando di DNA da contatto, perché molti pensano sperma in automatico, no, mutande, infatti... invece qui si sta parlando di DNA da contatto ed è molto importante questa cosa. Esatto. Arriviamo al settembre 2019, quindi sono anni che questi stanno analizzando tutto, parlando con tutti, cercando di venire a capo di sta cosa. Spendendo tra l'altro un sacco di soldi, perché queste cose qua non è che si fanno gratis. Esatto, poi soprattutto figurati analisi del DNA, cose così, perché appunto loro lo analizzano sto DNA, che è il DNA di ignoto 1, e quindi all'inizio non porta niente. Però appunto settembre 2019 decidono di fare... di trovare i match familiari. Ne abbiamo già parlato in altre puntate, quando sì, magari grazie a quel DNA riescono a trovare dei parenti della persona e poi con il lavoro deduttivo a capire chi è in quel ramo della famiglia il sospettato, certo, sì, sì, da, su cui indagare. E trovano effettivamente del DNA familiare. Ora voi direte, ah vedi, quindi già una famiglia di criminali. Invece no, avevano il DNA... perché un parente di questo, tra l'altro credo il padre, sì, il padre del D ignoto 1, era andato su ancestry.com, quindi tipo per farti l'albero genealogico, sì, bisogna mandare del DNA, certo, a questi. E questi qua glielo rivendono all'FBI il vostro DNA, quindi ragazzi state attenti. No, ma non credo che sia una roba del genere, credo che entri in un database. Sì. Perché io avevo letto anche che l'avevano comunque inserito nel database, non è l'AFIS, ma una roba del genere. Sì, 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 no, è un database a cui però l'FBI ha libero accesso. Esatto, sì, tutti hanno libero accesso, ma c'è anche la serie o il documentario su Netflix del dottore che inseminava le donne col suo sperma. E quello lì era un database di DNA in cui tutti quelli che si facevano la prova del DNA e si inserivano e trovavano parentele tra di loro ragazzi. Esatto, ecco, fa una cosa di questo genere, un signore aveva fatto una cosa di questo genere, si risale a quest'uomo, che è un uomo di una certa età, e che aveva 2 figli. E il tipo di DNA che hanno trovato è il DNA di un figlio di questa persona, certo, no? Quindi lui aveva 2 figli. E uno di questi 2 figli si chiama James Reyes ed è un ex di Sherry. Quindi dicono, indaghiamo su di lui prima che sull'altro fratello. Così. Ma così, a naso. Quindi, chi sono sti due qua? Loro due si erano conosciuti e frequentati per un breve periodo in adolescenza e poi avevano perso i contatti, come succede spesso. Solo che lei si era rifatta viva con James nel 2015. E James era uno di questi ragazzi con cui lei si sfogava dicendo che Kit era violento, Kit era un marito abusante, e con lui lei si sfoga talmente tanto da dire che non diede via d'uscita, l'unico modo è fuggire da questo marito violento. Allora decidono che le comunicazioni fatte dall'iPhone non sono abbastanza sicure, per cui entrambi si comprano un burner phone, quindi il telefono prepagato che non richiede abbonamento e non richiede di lasciare un nome,
quindi è un numero di telefono che non è collegato a una persona come tutti gli altri telefoni. Certo. Ognuno di loro se ne compra uno e comunicano solo con questo burner phone, perché Kit è pericolosissimo. Le metteremo le foto di Kit, proprio sì. Quando lo vedi tu pensi pericoloso. Io mi sono spaventato quando l'ho visto. Mamma, che paura. Proprio... certo. Comunque, i due iniziano a comunicare con questi telefoni e questi telefoni, guarda caso, il 2 novembre vengono entrambi localizzati vicino a casa di Sherry. Che mistero. Comunque, James che cosa aveva fatto? Dato che loro si erano sentiti per pianificare una fuga, aveva noleggiato una macchina per il viaggio da Costa Mesa, dove abitava lui, fino a Mountain Gate e ritorno. Quindi aveva noleggiato una macchina per fare questo tragitto. È andato lì, aveva l'appuntamento con Sherry proprio in quel punto. Sherry lascia giù il telefono perché tanto ha l'altro con sé, sale sulla macchina e lui se la porta a casa. Quindi questa crazy bitch si è inventata tutta sta storia, era andata a casa dell'ex. Ok, arrivati a casa dell'ex, non è finita qui l'assurdità, è solo iniziata. Arrivano a casa di James e James gli dice: guarda, io ho due stanze, in quale vuoi stare? E Sherry sceglie quella che dà sul retro. Ok, e chiede: per favore, mi puoi sbarrare la finestra con delle assi di legno, così mi trovo più a mio agio? Questa è la confessione di James. E lui sbarra la finestra perché okay. Lei gliel'ha chiesto, non mette in discussione la cosa, no? No, infatti. Poi Sherry si rifiuta assolutamente di uscire, dice: però ho bisogno di vestiti comodi, vai da TJ Maxx, che è sempre quello di cui dicevamo prima, e comprami dei vestiti comodi. Poi James dice: ma cioè, stavamo insieme, guardavamo i film insieme, scherzavamo, e lei sì, era un po' strana perché non voleva mai uscire dalla stanza. E quando le portavo da mangiare, lei mangiava solo una cucchiaiata, poi mi avanzava sempre tutto, però boh, forse si era messa a dieta, cioè già pesava tipo 45 kg, sì, Sherry, sì. Quindi si è messa a dieta, non è molto realistico. Poi un giorno James torna a casa tranquillo dalla ragazza che vive confinata in una stanza di casa sua e la trova con tutti i capelli tagliati male. Dice: ah beh, vedo che vuoi anticipare la moda dell'anno prossimo. Non si fa domande sto ragazzo, non se le fa. E poi, ecco, James però racconta anche di cose un po' più particolari. Ad esempio, lei a volte gli diceva: James, mi lanci qualcosa di pesante addosso. Ma pesante quanto? Non lo so. Quindi lui a volte le lanciava delle cose addosso, ma non voleva, era lei che glielo chiedeva. Certo. E poi ammette che a un certo punto Sherry dice: ah, mi sento trasgressiva, voglio farmi un marchio a fuoco. Porca miseria. E allora gli cerca su Google le immagini di un incisore per legno, non so come si chiamano, però sapete quelli per bruciare il legno, sì. E fare scrivere tipo le cose sul legno? Ecco, gli fa vedere le foto di questo e lo manda a comprarlo, tipo sì. Da OK Brico o quei posti che hanno lì. Lui va, compra questo attrezzo, torna e lei gli dice di scrivergli Exodus, i numeri non sono mai emersi da questa il più grande mistero di questa storia resteranno i numeri dopo Exodus. Scrivergli sta cosa, sì. Sono numeri talmente misteriosi che non sa neanche lui che doveva inciderli, cioè quindi... No, e quindi lui la marchia a fuoco con quell'attrezzo lì, lui poi diceva che voleva sempre smettere, ma lei gli urlava di continuare. E ma quando tra no, scusa, quell'attrezzo lì, fate conto, un saldatore, però serve proprio per bruciare il legno e fare le incisioni, quelle... tipo di montagna con lo stambecco. Sì, si trovano nei mercatini. Sì. Allora, raggiunge temperature così alte che secondo me fa un dolore atroce. Cioè è una delle robe più dolorose. Cioè piuttosto veramente fatti marchiare con il marchio. Ma infatti il marchio a fuoco si fa così. Cioè è per questo che non si legge un cazzo. Perché l'hai fatto con una tecnica che ti sei inventata te. Sì. Comunque, lui dopo che fa questo marchio dice: ah, ma sai che questo attrezzo è proprio bello, adesso mi do al bruciare il legno. E lei invece lo costringe a buttarlo, quindi lui ci resta male.
Comunque, a quel punto la polizia dice: ok, James, allora o sei il più pazzo di tutti fino adesso, oppure abbiamo risolto il caso, quindi possiamo andare a casa tua a fare una perquisizione? Dice: certo. Quindi la polizia si mette a perquisire casa di James e resta sconvolta quando entra, perché la stanza in cui stava Sherry corrispondeva esattamente con la descrizione che aveva fatto Sherry della stanza in cui era stata tenuta. Questo includeva lo sgabuzzino con dentro il palo, quindi era, cioè, effettivamente corrisponde. E allora loro cercano di capire un attimo la cosa, poi vanno a controllare, cioè, il tavolo come l'aveva descritto lei, la roba della doccia che costava poco, e quindi dicono: sì, ma allora adesso James, spiegaci, cioè, qual era lo scopo di tutto questo? Se poi lei è tornata, dovevate fuggire via? Dovevate avere un'avventura di sesso? Lui dice: sesso? No, non c'è stato sesso, cioè, io speravo di sì, ma lei non me l'ha data. Minchia, James, cioè, veramente, adesso la Disney compra i diritti sulla tua vita e farà il nuovo supereroe dell'MCU, l'uomo zerbino, perché... Allora, James, al contrario di Kit, non si è mai fatto intervistare, non si sa. Però io immagino che avesse un QI molto basso, qualche leggero problema. Sì, effettivamente... O mente. O mente, o effettivamente è uno di quelli tipo... come si dice? Kevin Montgomery, come sì, lui. Esatto, sì, succubi dell'altro sesso, cioè non solo di Sherry, che evidentemente lo manipolava come voleva lei, ma è proprio uno di quelli, l'uomo zerbino, l'uomo quello che... Sì, cioè, neanche, vabbè. Comunque, poi gli dicono: sì, ma allora, cioè, qual è lo scopo di tutto questo? James risponde, cioè, lui fa: ma non lo so, lei mi ha detto che voleva scappare da Keith, e questo è tutto quello che so, io non lo so perché si comportava così, anche secondo me era strano che si faceva i tagli, che si picchiava da sola, che mi chiedeva di lanciargli contro le cose pesanti, però boh, ho pensato, ma sai, le donne sono un po' strane. Certo, certo. certo. Quindi... Ragazzi, se a questo punto della storia vi è venuto un flash del film Gone Girl, che esatto, tra l'altro era il nostro indizio per questa settimana, non avete torto, perché Gone Girl era uno dei film preferiti di Sherry. E tra l'altro costringeva James a vederlo almeno 2 volte la settimana. Questo lo... Però, ecco, no, se scherzo, questo... Allora, noi non vogliamo spoilerare Gone Girl, nonostante sia uscito da un botto, quindi basta questa storia, sì, degli spoiler. Però, diciamolo, il personaggio corrispondente a James fa veramente una brutta fine, quindi a James è andata bene. Sì, è un altro uomo zerbino anche lui. Sì, beh sì. Comunque James viene arrestato a questo punto, però poi viene rilasciato perché effettivamente dicono che non è stato complice. Non lo so, secondo me è complice, però adesso poi vedremo, lo rilasciano. Quando arriva il famoso giorno del ringraziamento, no? Manca un giorno, è il 23, quindi manca un giorno, giorno del ringraziamento, Sherry dice a James: guarda, io mi diverto tantissimo a stare barricata in questa stanzetta, però mi mancano i miei bambini, quindi voglio tornare a casa. Ah, ok. E James dice: va bene, perché comunque lui non sa che cazzo sta succedendo. Sì, e... no, vabbè, ma secondo me James era già lì preoccupato, che gli mi mancano i miei bambini, vammeli a rapire. È vero! Cazzo, James era già lì che sudava freddo, minchia, adesso cosa mi chiede? È vero, no, invece vuole tornare lei. Sì, sì. E James dice: va bene, e fa: ok, allora per prima cosa dobbiamo pulire tutta la casa, quindi lo costringe pure a pulire la sua stessa casa e a buttare... e a buttare tutte le cose che lei aveva toccato, quindi lui si mette a pulire e poi si fa accompagnare nella zona dove decide che verrà ritrovata. Tra l'altro questa zona era abbastanza lontana da Redding, ma era pure lontana da Costa Mesa, quindi sto poverino si fa 7 ore di viaggio. Perché lei aveva deciso che doveva farsi trovare lì. Durante il viaggio lei prende il suo burner phone e lo lancia fuori dal finestrino. Sherry ama lanciare i telefoni, siamo a quota 2, adesso vediamo. Quello costoso l'ha appoggiato per terra. Sì, è vero.
per ora. Comunque, quando arrivano, Sherry scende dalla macchina, si mette sta catena intorno alla vita. James è lì che guarda, dice: ma queste donne sono proprio strane. Sono proprio chi strane. Le capisce le donne? Guarda, James, è impossibile, non si possono esatto. capire le donne. E quindi dopo che lei è pronta con tutte le catene, dice: vai, 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 e lui va via. E quindi basta, questa è la storia di James. Allora, non so, abbiamo detto, probabilmente è lento, ora l'abbiamo raccontata come la dice lui, nel senso che lui non sapeva niente. Magari era molto più coinvolto, perché comunque non torna un cazzo sta storia, no, lo possiamo esatto. dire. Sì. Vabbè. Sì, allora, nessuno fa questo per niente, o sei veramente tanto innamorato, o veramente speri in un rapporto. Ma infatti anche in Gone Girl, che tra l'altro in italiano sarebbe L'amore bugiardo. Ah, è vero, è un titolo terribile. Sì, esatto. E infatti adesso stanno cambiando, gli associano Gone Girl e tra parentesi L'amore bugiardo. Okay. Comunque anche in quello lì, Neil Patrick Harris, che fa il tipo da cui lei va, cioè nel senso a un certo punto a, tra virgolette, a nascondersi, le sta dietro, le dà tutto quello che vuole, però poi a un certo punto la vuole. Certo, esatto. A un certo punto dice: no, però adesso me la devi anche dare. E lì lei poi fa quello che fa. Quindi secondo me, ma anche James aveva secondo me sicuramente quell'intento, ma sembra intimidito da Sherry, quindi forse non ce la faceva, non lo so. Sì. Non lo so, comunque, come se prima di chiudere sta parentesi di James, un altro dettaglio importante... Lui aveva anche avuto ospiti a casa in quel periodo, perché c'è un cugino o cugina non meglio identificati, questo perché in inglese è cousin, cugino o sì. cugina, ok? E nell'affidavit, quindi nella dichiarazione giurata rilasciata, viene tenuto anonimo, quindi non sappiamo se è maschio o femmina, però diciamo cugino per comodità. Un cugino andava spesso a trovarlo, ok? E aveva anche visto Sherry, tra l'altro, in casa di questo qua. Ma non è che Sherry gliela dava al cugino a spregio? Ma guarda, credo che il cugino sia andato solo poche volte, però no, giustamente lui ha chiesto a James: ma scusa, ma questa chi è? Perché è qua? Mi fa: no, guarda, la sto aiutando perché sta fuggendo dal marito violento. Poi James ha ricevuto anche altre visite, però in tutte le altre visite Sherry è riuscita a nascondersi prima che lui aprisse la porta, quindi l'unico che l'ha vista è questo cugino o cugina. Comunque, questa per molto tempo è stata la fine della storia. Adesso ci sono altri due finali. Okay. Il primo dei due finali è del 13 agosto 2020. A questo punto Sherry viene interrogata sempre con Keith e a questo punto la polizia, grazie a James, ha ricostruito il caso. Quindi questo è il primo interrogatorio dove la polizia sa dove sbattere la testa invece che non sa. E quindi la interrogano e le chiedono di riferire tutti i dettagli della stanza. Dopo che lei li riferisce, loro tirano fuori le foto della casa di James, che è uguale alla casa che lei ha descritto. E allora lei vede le foto e dice: wow, dove l'avete trovata sta casa? Perché è veramente simile. Però dove ero io non era proprio così. No, certo. Quindi, va bene. Poi le fanno vedere il bagno, dice: sì sì sì, allora anche il bagno effettivamente era proprio questo, magari sono delle villette a schiera che hanno gli interni fatti uguali, perché effettivamente ci assomiglia, però le piastrelle dove mi hanno tenuto segregata erano di una sfumatura di colore diverso. Era un'altra nuance. Sì. E non erano di James. Tra l'altro, ragazzi, cioè, non sto arricchendo io, ce l'hai, ha detto proprio la cosa delle piastrelle che erano di una sfumatura di colore diverso. Ok, allora dopo un po' l'FBI gli gira il cazzo e dice: Sherry, allora lo sappiamo che eri qua, lo sappiamo, abbiamo le prove finalmente, se vuoi facciamo uscire Keith e ce ne parli tu da sola. Quindi Keith esce e Sherry cerca di arrampicarsi sugli specchi. Dice: no, no, vedete, io vi ho descritto la casa di un mio amico James, ma non ero stata rapita da James, ero stata rapita da queste due, ma non volevo descrivervi la stanza in cui ero stata rapita perché non voglio che risaliate a loro, perché io non voglio che voi catturiate la rapitrice più giovane, perché lei mi ha salvato la vita.
Certo, James, se volete potete anche dargli la pena di morte, anzi vi do una mano io a farlo fuori. Però nei miei rapitricci. Non volevo che le catturaste. Allora, si mettono e dicono: allora, Sherry, ascolta, sono anni che ti stiamo dietro, le prove sono schiaccianti. Ti ricordiamo, come Marco Champier, che è un reato mentire all'FBI, ok? E allora Sherry a quel punto ammette che sì, era in contatto con James e fa: sì, ragazzi, io avevo parlato con James, avevo parlato di Keith, di come lui fosse malvagio, e sì, io ero da James, lo ammetto, ma non avrei mai immaginato che James potesse rapirmi. Quindi, allora, la cosa di descrivere la stanza di James sicuramente l'ha fatto perché, sai, se tu hai in mente una cosa reale, riesci a descriverla a me in Eh modo più beh, realistico, certo. ovviamente. Però anche perché, come piano B, diamo la colpa a James, quindi anche lui rischiava di fare una brutta fine Sì, ma poi comunque. come si chiamava? De Roia di cognome. De Ro Sì, aspetta, c'è un nome strano che suona ispanico, infatti ho detto, infatti, ma Reyes. Reyes, sì, Infatti vedi che latino. non torna nulla in questa storia, non torna No, nulla. no. Comunque, a questo punto l'FBI, ok, non ha dubbi, Sherry si è rapita da sola. Abbiamo capito, Sherry si è rapita da sola. E allora, però, devono trovare un modo di spingerla a confessare, perché mo questa la mena che non ci posso credere, mi ha rapito in segreto il mio ex e io non mi ero accorta, pensavo che erano due donne ispaniche, ma è colpa delle droghe speciali messicane. Cioè, infatti, il Ok. peyote. E allora, la polizia fa la cosa più intelligente da fare: follow the money, segui il soldo. Allora, il 28 novembre 2016, Sherry, che era appena tornata a casa perché lei l'hanno ritrovata il 24, richiede un aiuto finanziario dalla California Victim Compensation Board. Che cos'è? È un'associazione legata comunque ai servizi sociali che fornisce aiuti statali, quindi è un'organizzazione della California statale, fornisce degli aiuti economici alle vittime di crimini gravi. Quindi, se sei una vittima di un crimine grave, tu puoi fare una richiesta e loro ti danno un risarcimento. E le vengono assegnati 30.000 dollari. Ok. Il 6 dicembre 2016, quindi la settimana dopo, vi ricordate che c'erano i 50.000 dollari delle donazioni del GoFundMe page? Ecco, Keith ritira questi soldi. Quindi ritira i 50, i 40, scusate, 49.007, una roba del genere. Li ritira da GoFundMe e li mette sul suo conto. Questi soldi in seguito verranno usati per salvare i debiti delle carte di credito di Keith e di Sherry. Avanzano 40.000 dollari comunque, che sono rimasti lì, ma restano sul conto di Keith. Ok. Tuttavia, se dobbiamo fare l'avvocato del diavolo, le donazioni al GoFundMe erano fatte per cercare Sherry e effettivamente Keith e la famiglia di Sherry avevano assunto investigatori privati. Quindi probabilmente loro avevano speso i soldi, anche questi debiti sulle carte di credito, cioè probabilmente erano a zero. E quindi in un certo senso comunque hanno usato quei soldi per trovarla Certo. adesso, al di là di tutto. Poi ce n'erano di più di quelli che gli servivano, però non è colpa loro, cioè tu fai una raccolta fondi, quello che raccogli raccogli. Comunque, la California Victim Compensation Board, per dare questi soldi, non lo so, dà anche altri aiuti oltre ai soldi e le assegnano una psichiatra, ok? E questa psichiatra la diagnostica con sindrome da stress post-traumatico, ok? Quindi quella viene effettivamente diagnosticata. Keith a questo punto continua a essere considerato estraneo ai fatti, però questa roba dei soldi ha lasciato dei dubbietti, no? E probabilmente lui, quando Sherry è tornata, è venuto a sapere la verità, ma a quel punto cosa poteva fare? Quindi, per non perdere la faccia, ha continuato a confermare le cose che diceva Sherry. Cioè, Keith probabilmente, non lo sappiamo, era all'oscuro di tutto ed era veramente disperato quando lei è sparita. Quando lei è tornata, ha
avrà creduto alla storia delle due rapitrici e basta? O forse si sono accordati visto che c'erano sti soldi di mezzo? E poi cosa fai? Perdi la faccia? Rischi che tua moglie la mettono dentro per aver mentito alla polizia, per truffa, perché a questo punto si è presa i soldi della California? Quindi è probabile che appunto lui fosse onesto all'inizio di questa storia e poi in realtà si è ritrovato in una situazione da cui per forza reggi il gioco, perché come cazzo fai ad uscirne, tenendo conto che lui è innamoratissimo di sua moglie, non ha intenzione di divorziare. È esattamente come in Gone Girl, nell'amore bugiardo, che poi alla fine dai devono stare insieme, che è la cosa peggiore. E infatti sottolineiamo che Gone Girl è antecedente a questa storia, ispirato a questa storia, è questa storia che è ispirata al film. Esatto. Comunque, sì, stavi per dire qualcosa che... No, stavo aspettando, i finali poi... Questo era il finale, adesso c'è l'ultimo finale, perché arriviamo ai giorni nostri. Il 3 marzo del 2022, quindi da pochissimo, Sherry è stata arrestata per aver finto il proprio rapimento e è un reato per vari motivi, come ha detto Marco, per mentire all'FBI è un reato, lei è anche colpevole di procurato allarme, ok? Certo. E è colpevole di aver fatto sprecare un sacco di soldi alla contea e anche allo stato della California per le indagini, quindi stiamo parlando di un sacco di soldi. Per cui loro vanno il 3 marzo per arrestarla, cercano di arrestarla, lei urla no e inizia a correre tirando il cellulare addosso alla polizia. Quindi questo è il terzo tiro di cellulare. Poi però c'è questa fuga, questa roba un po' alla Ben Hill, alla fine la polizia se ne va, lei torna a casa e la polizia la va a prendere a casa. E quindi l'arrestano a casa, lei fa talmente tanto casino che i due bambini piccoli escono e quindi vedono la madre che viene arrestata e trascinata via urlante e scalciante, e poi la famiglia ha fatto delle polemiche sulla modalità barbara di arresto, non si può arrestare una persona davanti ai bambini, e la polizia ha detto ma noi infatti l'avevamo presa da sola, questa si è messa a correre, ha tirato il cellulare addosso, è scomparsa nel nulla. No, pensavo in un finale tipo vanno ad arrestarli, i due bambini escono e vengono aggrediti da un puma. Da poveri bambini, però fa riderissimo. Sì, sì. Comunque viene arrestata, messa in custodia cautelare ovviamente e ha già degli avvocati pronti, certo. Quindi gli avvocati chiedono immediatamente che ci sia il bail, quindi che venga fissata una cauzione per rilasciarla dalla custodia, e tra l'altro fanno una richiesta urgente perché dicono Sherry non può restare un secondo in più in prigione perché è allergica al cibo della prigione perché non è gluten free. E c'è, madonna, so. A parte che non è vero perché in prigione ce li hanno i menù per celiaci, però lei non era celiaca, era che voleva rompere i coglioni, la cauzione viene fissata a $120,000, di cui sapete la cauzione bisogna anticiparne solamente il 10%, che comunque sono $12,000, non è poco, però ce li avevano e lei esce, quindi non sta in custodia cautelare in attesa del processo. Il 18 aprile sarebbe dovuto iniziare il processo e inizia, però non si tratta di un processo perché finalmente dopo tutto questo ambaradan lei semplicemente si dichiara colpevole, quindi sapete quando ti dichiari colpevole poi passi all'accordo, lei si dichiara colpevole e dice al giudice, l'ha detto veramente, sì, che signor giudice questa situazione mi rende molto triste. Usa la parola very sad, ma con tutte le parole che potevi usare è molto triste. Comunque, allora, noi abbiamo scelto questa settimana per parlare di questo caso perché l'11 di luglio ci sarebbe dovuto essere il verdetto, perché appunto non c'è stato un vero e proprio processo perché sono accordi in realtà presi su carta. Certo. Però doveva esserci il verdetto, quindi con il giudice che enunciava pubblicamente la sentenza. Ok. È stato rimandato a settembre, quindi noi ci siamo organizzati per filmare il giorno dopo della sentenza, è stato rimandato a settembre, tra l'altro l'hanno rimandato veramente pochi giorni prima, quindi noi ormai eravamo organizzati così e quindi l'abbiamo girata lo stesso. Comunque vi dico che cosa rischia. Sì. Non sappiamo che cosa riceverà perché non si sa, a settembre, lei intanto è a casa,
a fare le torte belle oltre che buone. Sì. Comunque, il massimo della pena che rischia è di 25 anni. Mm. Ok, però in realtà l'accusa, non la difesa, l'accusa aveva richiesto 14 mesi di carcere, quindi partiamo già bassissimi, ok? Il patteggiamento probabilmente chiederà di non andare in carcere, probabilmente certo. richiederà la libertà vigilata, però adesso vedremo, perché comunque il giudice può comunque assegnare un periodo di prigionia, e ovviamente comprende anche un rimborso allo Stato della California. E al momento della sentenza avremo la conferma, però al momento il rimborso dovrebbe essere di $300,000. Quindi Sherry dovrebbe trovare un modo di ridare allo Stato della California $300,000. Ora, è vero che ne hanno tirati su 50,000, però 10,000 li hanno già spesi. Eh sì, dovrebbe, guarda, secondo me dovrebbe provare a farsi, cioè, o dovrebbe rapirsi da sola altre tipo 4-5 volte. Per avere abbastanza soldi. Però mi sa che poi non ci sarebbero tanti. No, aspetta, 50,000, 8. 8 volte. Sì, puoi farlo, quindi. Sherry, puoi farlo, crediamo Sherry, in te. Sherry, crediamo in te, dai. Sì. E quindi niente, il verdetto è stato rimandato a settembre e questo è quello che si sa dell'assurda storia di Sherry Papini, e la domanda che tutti abbiamo è un po': ma che cazzo c'hai in testa? Qual era il tuo scopo? E guarda, io mi sono fatto un po' un'idea, anche perché ho sentito la storia raccontata anche da altre parti, eccetera. Allora, innanzitutto quella cosa lì che hai detto tu, follow the money, che la polizia ha cominciato a cercare, cioè per spiegare la cosa, cercare i soldi, è vera, perché in genere i crimini si dividono in due grosse tranche, no? Che sono le motivazioni principali. Poi il singolo crimine cioè perché viene fatto il singolo crimine si dice movente, però la motivazione principale sono due: una è il sesso, declinato in mille maniere, tradimento, passione, amore, eccetera, e l'altra sono i soldi, declinate anche quello lì in potere, prestigio, soldi proprio economici, eccetera. Quindi, visto che non c'era una componente sessuale, perché lei non è che era scappata con un amante ed era stata da un amante, hanno detto: ok, non è una questione di sesso, vediamo se magari è una questione di soldi. E sono arrivati ovviamente a quello che vi abbiamo raccontato. Eh sì, perché in effetti se non ti prendono comunque sono $50,000. Poi no, sto donatore anonimo non si è capito, esiste, non esiste, chi cazzo è. Questo è rimasto un mistero, peggio del barone di Annarella sul fondo del pozzo. Esatto. Che vabbè, niente, è una puntata Patreon, però fa niente. Esatto. C'era un altro benefattore misterioso che nessuno sa chi cazzo è. Sì, non lo so, cioè lei è una crazy bitch comunque. Lei è una crazy bitch, e sempre dove ho sentito altre cose, in effetti allora non c'è una diagnosi, ok? Erano supposizioni, però è possibile che lei sia una narcisista e quindi abbia bisogno di stare al centro dell'attenzione, sia una bugiarda patologica. E infatti dicevano che nel 2003 lei aveva tipo prelevato i soldi dal conto corrente di suo padre, però poi quando era stata beccata glieli aveva ridati, una roba del genere. Sì, ma ci sono, infatti l'avrei aggiunto adesso, perché in effetti non l'ho detto finora, perché ho detto di questo ne parliamo alla fine, poi come tutte le cose che ne devo parlare alla fine poi me ne dimentico. Ci sono un sacco di episodi di questo tipo che sono venuti fuori appunto quando c'è stata la roba che l'opinione pubblica si è spezzata a metà, quelli che dicevano... Sì. Si è inventata tutto, si sono messe a ravanare, no? E lei ha rubato un sacco di cose alla famiglia e faceva un sacco di numeri strani alla famiglia, ogni tanto spariva. Poi appunto avevo già fatto accenno al fatto che da piccola si inventava di essere molestata, così continuava con... Poi, oddio, magari le è successo qualcosa che l'ha traumatizzata da piccola, cioè, e spiega tutto questo, quindi non vuol dire... Però lei comunque raccontava menzogne, diceva che persone che non le hanno fatto niente l'avevano picchiata, così. Quindi ci sono diversi esempi di lei che appunto frega soldi ai genitori e fa truffe a nome loro e cose di questo tipo. Esatto, e comunque questa cosa qui
pare che sia un tratto narcisistico di una personalità lievemente psicopatica, dovuto al fatto che, per esempio, non pensa alle conseguenze, perché noi prima di delinquere, quello che ci ferma è il pensare alle conseguenze, al fatto che A, andiamo in galera, B, facciamo soffrire altra gente. No, invece lei non pensa alle conseguenze, che è un tratto tipico dello psicopatico, che soddisfa al momento il proprio bisogno senza preoccuparsi di quello che succederà dopo. E c'era una cosa interessante che sovrapponeva quello che fa lei alla sindrome di Munchausen per procura, ma in realtà su se stessi, la sindrome di Munchausen. La sindrome di Munchausen, sì. Ok. Che però è portata all'esasperazione, nel senso che la sindrome di Munchausen in genere è una richiesta di attenzione su un determinato tipo di persone, che sono i parenti e i medici. Invece quello che fa lei è una richiesta di attenzione a livello macro, no? Quindi anche giornali, tutta la California, gli Stati Uniti, così. E, in cui comunque sia Munchausen che lei sono praticamente vittime, quello che dicevi tu prima, no? Che lei si finge vittima. Sì. E invece che considerare la malattia un nemico, considera nemico altra gente, come ad esempio ispaniche, latini, per coalizzare tutti contro questo nemico che loro si inventano e da cui poi riescono a scappare diventando degli eroi. Sì. No, è... Sì, perché lei ha un bisogno di attenzione molto particolare, perché una persona tradizionale che ha bisogno di attenzione, il primo posto dove la trovi qual è? Sui social. Certo. Lei non era sui social, non si ricorda se aveva MySpace. Certo. Però l'unica cosa da cui infatti abbiamo ricostratto tanto per la ricostruzione di questa puntata era quel cavolo di blog del matrimonio. Però lei e Keith non postavano foto insieme, poi lei faceva queste torte bellissime da vedere, però non aveva un account Instagram su cui mettere la foto della torta. Quindi è un po' anomala, cioè una narcisista che però non cerca l'attenzione in quel modo, no, vuole l'attenzione sui giornali per essere stata rapita. Ma un po' particolare. È successo nel 2016, nel 2016 c'erano già i social alla grande. Okay. No, non è che, come si dice, scusa, non è che mettevo in dubbio la presenza dei social, e se già c'era questa cosa qui degli influencer, però sì. Ne parleremo in un'altra puntata di influencer, eccetera. Però evidentemente sì, lei non aveva seguito la strada dei social, però probabilmente lo faceva, sfruttava l'empatia delle altre persone che le stavano intorno per avere attenzione. Poi ha fatto sta cazzata del rapimento, che è forse come si dice, il coronamento di una serie di cose che però noi non sappiamo, perché chissà come si è comportata con Kit, come si è comportata con l'altro marito, che il generale lì che poi ha divorziato. Però lui quel poco che ha detto ne ha parlato bene, il sergente. Kit era disperato quando lei, se vedi le interviste, lui piange ma non sembra che fa finta, cioè lui è innamoratissimo. E a tanti familiari dicono che lei ne faceva di ogni, però ad esempio la sorella di Sherry l'ha sempre difesa fino all'ultimo. Quindi comunque abbiamo anche, lei probabilmente si poneva anche in modo diverso con le persone a seconda di chi erano. Certo, assolutamente. Perché... O è possibile che magari abbia sentito veramente il bisogno di notorietà, fama, comunque di stare al centro dell'attenzione. È stato un, diciamo, una lunga elaborazione, e poi ha detto mi faccio rapire, o magari mi faccio rapire, vado via per un po', però senza pensare alle conseguenze, senza pensare mi mancherà la famiglia, mi mancheranno i bambini, verrò arrestata, dovrò mentire, cioè, perché mi sembra... La cosa inquietante però è che lei da subito, da quando è andata a stare da James, ha iniziato a farsi delle ferite, proprio pensando, quando mi trovano deve sembrare che mi hanno picchiato sin dall'inizio. Quindi comunque c'era una pianificazione pazzesca, cioè non è stato che lei è fuggita con l'amante, poi si è resa conto, cazzo che cosa ho fatto,
mi invento che sono stata rapita, mi faccio un po' di cicatrici. Giusto. No, lei da subito ha iniziato a farsi le cicatrici. Quindi è una crazy bitch che voleva essere la protagonista di un film. Sì, la esatto. cosa le è sfuggita di mano perché lei pensava di finire sui giornali, ma non pensava a livello mondiale, non pensava che arrivava l'FBI. Sì, non pensava che magari le stessero così addosso, perché dice, do una descrizione, anche perché gli identikit, uno è molto dettagliato, quello della più vecchia con le sopracciglia più grossa, quella cattiva. L'altra invece è un po' meno dettagliato, no, poi magari nel il disegnatore. Senso che quella vecchia è più realistica. Sì, esatto. Per cui aveva in mente, ma infatti aspetta ragazzi, non mi ricordo. C'è qualcuno di quelli che ce l'hanno con lei che diceva che quell'identikit lei l'ha dato avendo in mente un attore ispanico però maschio, ma adesso non mi ricordo chi è. Ma comunque è uno che non conosciamo qui. Perché io quando ho visto l'identikit ho detto questo qua sembra una persona effettivamente descritta. L'altra sembrava più una persona inventata, non so come... Ma l'altra era quella di cui lei si era innamorata perché aveva la sindrome di Stoccolma, certo. Quindi la vedeva con gli occhi dell'amore. Certo. Però niente, sì, alla fine un gigantesco... una gigantesca richiesta di attenzione, pretesa di attenzioni dalle persone che... Ma infatti io, guarda, non sarei tanto per mandarla in galera, perché effettivamente non è un pericolo per la società, cioè un pericolo imminente per la società, però sarei per mandarla in qualche tipo di istituto o comunque darle una specie di recupero psicologico. Però se è così sin da bambina, infatti ti dice magari svegliati che c'hai due bambini, diventa una persona normale. Sì. Però vabbè sì, comunque lei non lo so, aveva bisogno di un'attenzione, perché lei riusciva ad attirare molta attenzione dal vivo, nel senso che lei era tutta perfettina, se vedi le foto del matrimonio, e poi ci teneva a far vedere che era una super mom. Cioè lei la sua dose di attenzione ce l'aveva dal far vedere che era la madre perfetta, poi a un certo punto non le bastava più, lei voleva essere la protagonista di un thrill. E boh, è una crazy bitch, ragazzi. Ne abbiamo dette di ogni di Amber Heard, che era la crazy bitch, ma se le mettiamo a confronto, scusatemi, è molto più crazy bitch Sherry Papine. Ora, se proprio doveva scegliere un film di Fincher, sono contento che abbia scelto Gone Girl e non Seven, perché se no finiva in tragedia. Tra l'altro consigliamolo a sto punto Gone Girl, l'abbiamo un po' spoilerato, però ragazzi dai, è un film vecchio e poi è palese che lei l'aveva visto il film prima di fare sta roba. Sì, tra l'altro Fincher riesce anche a fare qualche espressione a Ben Affleck, quindi... Sì, Ben Affleck che io odio come persona, però in quel film perfetto. Tra l'altro ragazzi, visto che ormai parliamo di Gone Girl... Sì. Gone Girl, in realtà, l'inizio è ispirato ad un altro fatto di true crime, di cui magari parleremo, solo che nel film viene ribaltato. Certo. Nella realtà no, però ci sono un sacco di elementi riguardo alla scomparsa di Lacey Peterson. E tra l'altro, Ben Affleck è uguale a Scott Peterson, quindi è proprio uguale, in quel film rende. Però vabbè, di Peterson se ne parliamo, dovete aspettare dopo l'autunno, perché ragazzi ormai abbiamo... pianificato tutta l'estate, ad agosto ci saranno le capsule, ma sono molto belle. Forse riusciamo lo stesso a farvi uscire in qualche modo qualche casual d'agosto, così da farvi compagnia. Parlando di casual, ne è appena uscita una mercoledì, se non l'avete sentita recuperate, perché è una storia eccezionale, e forse riusciamo a farne già uscire una anche il prossimo mercoledì. Non promettiamo niente, no. Ma forse anche perché la facciamo, cerchiamo di farlo uscire quel mercoledì prossimo, perché settimana prossima e quella dopo vi salutiamo con un caso che ci avete richiesto in tantissimi, è un caso gigantesco, quindi siamo costretti a splittarlo in due puntate. E quale cosa migliore di questo per salutarvi prima delle capsule di agosto? Ma certo. E tra l'altro, ragazzi, probabilmente a settembre riapriremo con un altro caso enorme splittato in due puntate. Esatto. Io ve lo dico.
Esatto. Probabilmente, quindi... non promettiamo niente, ancora no. Non è registrato. No, esatto, infatti, aspetta, fatemi toccare ferro. Che non si sa mai. Quindi, non promettiamo niente, però... un po' di sorprese quest'estate per voi. Beh, ci sì. Saranno. Vi faremo in modo di tenervi compagnia anche d'estate. Le capsule, esatto, sono una necessità, perché anche io e Marco andiamo via, non riusciamo a incastrarci, però vi abbiamo portato delle storie gustose e poi vi faremo compagnia anche oltre alle capsule. Quindi grazie mille ragazzi di tutto, grazie mille del supporto che ci mostrate, grazie a tutti i Patreon. Comunque, se durante l'estate avete bisogno di nuove puntate di Crime and Comedy, un mesetto di Patreon potrebbe essere un'ottima idea. Cosa ci sono? 10 puntate sopra adesso. Ormai sì. Ormai quindi sì. Hai voglia. Quindi io ve lo dico e basta, ragazzi. Ci vediamo, ci sentiamo domenica prossima o quando cazzo pare a voi, perché è un podcast. Esatto. E forse anche di mercoledì. Esatto. E se volete seguiteci sui nostri social, Instagram crimeandcomedy.podcast, Telegram crimeandcomedygroup, poi c'è il sito crimeandcomedy.it e poi niente, vabbè, ringraziamo i nostri Patreon, serial follower e i bristofili e anche tutti gli altri, tutti quelli che ci ascoltano tutte le settimane. Esatto, esatto. Grazie, grazie, grazie. Vi ricordiamo, condividete le puntate, è la cosa che ci aiuta di più, magari... Sì. Se trovate una storia che dite questa mi ricorda il mio amico, mandategliela e esatto. Poi cambiate amici, però. Esatto. E niente, per questa domenica vi salutiamo, ci sentiamo forse in settimana e comunque domenica prossima. Esatto. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.